Questo convegno è organizzato da Sinistra Classe Rivoluzione. Io sono Federica Concia e faccio parte di questa organizzazione. Il convegno è stato preceduto da un'intensa campagna che, nonostante le restrizioni e nei limiti concessi, abbiamo provato a condurre non solo online, ma anche in presenza, con una campagna che si è svolta nei luoghi di passaggio, in alcune delle piazze delle città italiane in cui siamo presenti, ma anche lì dove pensavamo di incontrare quelle giovani, quelle donne per cui l'oppressione femminile, la discriminazione è una realtà concreta e quotidiana. E quindi anche lì, nei limiti del possibile, fuori le scuole e fuori i luoghi di lavoro, principalmente quelli che impiegano manodopera femminile. L'obiettivo ovviamente è confrontarci direttamente con quelle donne, con quelle ragazze, raccogliere le loro testimonianze, ma soprattutto spingerle a iniziare una lotta che riteniamo urgente portare avanti e a farlo insieme a noi. Tutti i temi che abbiamo finora trattato e che in qualche modo hanno permesso a questo convegno di essere diviso in sessioni sono in realtà temi legati e da ricondurre a un unico discorso organico. Dividere in sessioni ci aiuta ad affrontare nel modo quanto più ampio possibile ogni aspetto, nella consapevolezza però che questa discussione avrà ancora bisogno di ulteriori approfondimenti e che quindi oggi non mettiamo un punto, ma apriamo un dibattito su cui speriamo di confrontarci ancora insieme a voi. Ieri abbiamo condotto in qualche modo un'indagine sull'origine dell'oppressione femminile, che ci ha aiutato a porre su più solide basi l'analisi del posto in cui si colloca la donna nella nostra società, nel ruolo che ricopre o del ruolo che le viene imposto e delle ragioni che stanno dietro a quell'imposizione. E quindi in qualche modo, sotto la luce della chiarificazione teorica, ci spieghiamo tutto ciò che ne discende per quel che riguarda la sua condizione in casa, ma anche fuori casa e quindi anche nel mondo del lavoro. Ieri infatti abbiamo avuto nel pomeriggio anche una discussione specifica sulle condizioni delle donne lavoratrici che si è concentrata in particolare su alcuni aspetti e in particolare la precarietà come elemento strutturale che caratterizza soprattutto il lavoro femminile, la difficoltà nel conciliare il tempo dedicato alla famiglia e quello dedicato al lavoro che soprattutto per le madri si traduce per lo più in una scelta sempre di più tra l'essere madre e l'essere lavoratrice, sull'aumento dei carichi di lavoro e dei licenziamenti a cui abbiamo assistito in particolare in questi ultimi mesi dall'inizio della pandemia. Abbiamo discusso del perché questo sistema non si cura di tutti quei compiti che ancora gravano sulla famiglia, in particolare sulla donna. E in qualche modo nella discussione di oggi capiamo come l'assenza di quei servizi per le donne va in realtà di pari passo con la riaffermazione del ruolo a cui è relegata, e quindi un modo per portare ancora avanti l'immagine della donna, angelo del focolare, semplice riproduttrice di bambini. Ricorderemo oggi le lotte che hanno messo radicalmente in discussione quell'idea di famiglia che oggi in qualche modo viene prepotentemente riaffermata, o comunque si prova a farlo, e come quelle lotte hanno portato a delle conquiste importanti nell'ambito del diritto di famiglia e a diritti come quello all'aborto, che hanno rappresentato un enorme passo avanti sulla strada dell'emancipazione femminile. Questa sessione si concentrerà soprattutto sulla legge 194, infatti il titolo è Essere madri se, come e quando vogliamo, e sul modo in cui quel diritto viene messo sotto attacco, sulla necessità non solo di difenderlo, ma in realtà di spingere più avanti quella stessa legge per reagire a tutte quelle falle che non hanno permesso che in realtà il diritto all'aborto fosse effettivamente attuato in tutti questi anni. La discussione di oggi, al pari di quelle di ieri, in realtà si possono riascoltare perché la discussione è registrata, trasmessa in diretta su Facebook e lì poi si conserva appunto il video per cui è possibile farlo. La discussione di oggi sarà introdotta da Grazia Bellamente. Io mi occuperò di moderare, quindi in chat potete scrivere a me per segnalarmi la proposta, appunto, di intervento. Ci serve ovviamente moderare la discussione di modo da garantire che quante più persone possibile possano intervenire e possiamo avere un dibattito ampio. Invito chiaramente a segnarsi il prima possibile, così è più facile regolare i tempi che darò a ciascuno. Ora lascio la parola a Grazia
e grazie. Ok. Perfetto, mi sentite bene? Sì. Perfetto. Ciao a tutti, ringrazio Federica per la presentazione e credo che giustamente, come diceva Federica in precedenza, la discussione che stiamo per affrontare è alla fine una, diciamo, discussione che consegue le prime due sessioni che abbiamo avuto ieri. E io cercherò di approfondire un tema di cui soprattutto negli ultimi anni è stato, diciamo, sotto i riflettori, ossia gli attacchi continui alla 194, ma soprattutto agli attacchi al concetto di autodeterminazione della donna. La 194 è stata una legge. C'è stata una proposta di legge diventata legge il 22 maggio del 1978 e quando questa, diciamo, questa lunga lotta di cui, diciamo, poi parlerò successivamente ha vinto nelle piazze, diciamo, d'Italia lo slogan che diciamo, è una sintesi di quello che le donne volevano, ossia d'ora in poi decido io, l'ha fatto da padrona in quei momenti di gioia e di felicità per tutte quelle donne che hanno lottato affinché questa lunga battaglia riuscisse ad essere poi vittoriosa. Ed è un po', diciamo, la sintesi di quello che le donne volevano e quello appunto per cui le donne in tutti, diciamo, un arco di tempo molto, molto lungo hanno cercato di avere, ossia decidere di come essere e decidere di come gestire il proprio corpo. Noi oggi ci troviamo a fare questa discussione a 42 anni dall'approvazione di quella legge per un motivo sostanziale, perché alla fine, diciamo, in tutti questi anni, tutti i governi che si sono alternati nel nostro paese, a partire diciamo, sia dai governi centrodestra che dai governi di centrosinistra, hanno messo sotto dura prova e attacco diciamo, proprio l'esistenza della legge. Prima del 22 maggio del 1978 le donne, come poi in tanti paesi dove tuttora l'aborto è illegale, le donne cioè, abortivano in maniera illegale e l'aborto era considerato un reato penale. Causare l'aborto di una donna non consenziente era punito con una reclusione da 7 a 12 anni. Causare l'aborto di una donna consenziente era punito con una reclusione da 2 a 5 anni. E quindi, ma questo non voleva dire che le donne non abortivano e soprattutto, diciamo, il giro di affari che c'era e anche di morti che c'era per ciò che riguarda l'aborto illegale ha dei dati, diciamo, molto molto importanti soprattutto nel nostro paese. Chiaramente parlare di aborto negli anni 70 veniva in qualche modo, diciamo, diciamo, anche contestualizzato per come la donna veniva vista, diciamo, negli anni 70 e soprattutto, diciamo, ricordiamo che le donne che ricorrevano all'aborto clandestino erano anche donne sposate che dopo, diciamo, aver avuto due, tre, anche quattro gravidanze non erano più in grado di sostenere anche economicamente l'arrivo di una nuova gravidanza.
Il giro, diciamo, di soldi che ruotava attorno agli aborti clandestini, si fa una stima di circa 70 milioni l'anno, e parliamo di una stima di 3-4 milioni, diciamo, di aborti l'anno clandestini. Tante donne, diciamo, morivano durante queste pratiche, tante, diciamo, hanno subito dei traumi non soltanto fisici, ma anche psicologici, nell'affrontare un aborto clandestino. E c'è una testimonianza pubblicata sul Corriere della Sera nel 1975 di Lietta Tornabuoni, che dice: fino a 2 anni fa la parola aborto non veniva mai pronunciata né alla radio né alla televisione, né i giornali si sognavano di metterla in prima pagina. Inevitabilmente e dolorosamente le donne hanno sempre abortito e continuano ad abortire, pagando gli astratti lussi etici della società e il prezzo concreto delle loro sofferenze e dei loro disagi. Questo, diciamo, questo viene scritto nel 1975, quando in Italia la questione dell'aborto e la necessità, diciamo, di iniziare a lottare per avere un aborto libero, gratuito e garantito era, diciamo, già nell'aria, anche perché a partire dai primissimi anni 70, dal 73 in poi, la questione dell'aborto entra sulla scena politica del nostro paese. Fu proprio il caso di una giovane ragazza, una studentessa veneta di 17 anni, Gigliola Piero Bonna, a mettere, diciamo, sulla ribalta questa questione. Gigliola Piero Bonna fu condannata e fu processata e condannata nel maggio del 1973 per aver usufruito dell'aborto clandestino, durante il suo processo e durante la sua testimonianza, ella dice: la mia storia è quella di tante altre, e il mio reato è un fatto commesso ogni anno in Italia da più di 3 milioni di donne. E il processo e poi la condanna che Gigliola Piero Bon ha avuto ha innescato nel nostro paese, a partire dai primi, diciamo, movimenti femministi che iniziano a discutere dell'aborto, la questione dell'aborto appunto sulla scena della politica e sulla scena sociale del nostro paese. A partire dal 73 ci sono tutta una serie di azioni che hanno, diciamo, velocizzato il movimento, arresti di donne, di medici che provocavano aborti, e il movimento femminista che, diciamo, nasce in Italia a partire dall'inizio degli anni 70, fonda la sua campagna soprattutto nei confronti dei medici, che venivano definiti poi i porci bianchi, che diciamo praticavano l'aborto e guadagnavano cifre, diciamo, sproporzionate quando praticavano questo atto. Appunto lo slogan dà poi, diciamo, il via alla grande poi manifestazione che ci fu a Roma il 3 aprile del 1976, gridava: siamo tante, siamo donne, siamo stufe, non siamo macchine per la riproduzione, ma donne in lotta per la liberazione. Medici, tremate, pagherete caro, pagherete tutto. È chiaro che la manifestazione che ci fu a Roma il 3 aprile del 1976 vede in piazza circa 50.000 persone,
A questa manifestazione aveva aderito anche l'UDI, l'Unione delle Donne Italiane, che fino ad allora era un'organizzazione legata al Partito Comunista, ma soprattutto sulla questione dell'aborto, lì si ha una separazione dell'UDI dal Partito Comunista, considerando le posizioni che il Partito Comunista aveva sulla questione dell'aborto e anche sull'emancipazione della donna, e l'UDI va verso le concezioni più separatiste e più femministe. La legge 194 chiaramente è stata, cioè l'approvazione di questa legge è stata il frutto di mobilitazioni importanti, come ho ricordato prima, e in queste mobilitazioni non c'era soltanto la volontà delle donne e chiaramente dei gruppi femministi che sono scesi in campo, ma questa mobilitazione ha visto l'appoggio anche della classe lavoratrice, che in quel momento aveva un ruolo, stava giocando un ruolo fondamentale in numerose lotte, e grazie proprio all'unione della classe lavoratrice anche nel porsi l'obiettivo di appoggiare una lotta come la questione dell'aborto, fa sì che la legge, poi la proposta di legge, diventa appunto legge il 22 maggio del 78. La legge 194, per come è strutturata, al di là delle non applicazioni che poi abbiamo visto in tutti questi anni, sulle quali verrò tra un po', la legge 194 ha in sé tutta una serie di limiti che alla fine hanno portato alla non applicazione in tanti casi nel nostro paese. Primo su tutti, sicuramente è la questione dell'obiezione di coscienza, in cui nella legge non c'è il divieto di obiezione, ma il divieto di obiezione è soltanto posto all'interno dei consultori, dove non ci dovrebbero essere obiettori di coscienza, ma invece nel nostro paese oggi non è così. Però il grande limite appunto di questa legge è la non contrarietà all'obiezione di coscienza, e questo ha portato soprattutto negli ultimi anni ad avere dei dati per ciò che riguarda l'obiezione di coscienza altissimi, che sostanzialmente fanno sì che la maggior parte delle donne hanno una seria difficoltà non soltanto ad accedere all'aborto, ma anche ad accedere a tutti quei passaggi che ti permettono poi di abortire. Nel nostro paese, secondo la relazione ministeriale del 2018, che poi è l'ultima relazione a cui noi abbiamo potuto accedere per reperire dei dati, il 69% dei ginecologi è obiettore, dato in aumento rispetto al 2017, con dei picchi in Veneto, in Lazio, in Campania e in Calabria. Abbiamo per esempio nel Lazio abbiamo cifre che superano l'80% dei ginecologi obiettori, e lo stesso vale per regioni come la Sicilia e come il Molise. Gli anestesisti obiettori sono il 46,3% a livello nazionale, con punte del 70% a Bolzano, in Umbria, nel Lazio e in Puglia, e cifre intorno al 60% in Campania, e in Abruzzo abbiamo oltre l'80%. Tra il personale non medico abbiamo punte del 70%, soprattutto nelle regioni del sud, quindi dalla Campania in giù. Ed è chiaro che questi dati ci danno un quadro di come sia difficile
e in alcuni casi impossibile in alcune regioni usufruire della legge 194. Abbiamo letto testimonianze di donne come per esempio nelle Marche, in Abruzzo, in Molise, dove sostanzialmente per poter accedere all'aborto hanno dovuto addirittura spostarsi ed andare in un'altra regione. E l'obiezione di coscienza non pone soltanto dei limiti alla questione, diciamo, di usufruire dell'aborto, ma di obiezione di coscienza nel nostro paese si muore ancora. E credo che tutti quanti noi ricordiamo il caso della giovane donna catanese Valentina Miluzzo, che viene ricoverata in un ospedale a Catania incinta di due gemelli e questa giovane donna viene ricoverata per un'insufficienza respiratoria, sta per avere un aborto spontaneo e il medico che la teneva in cura lì in ospedale, il suo ginecologo, dice che lui non è intervenuto per salvarla, perché finché, diciamo, il battito dei due gemelli esisteva ancora, lui non sarebbe intervenuto, perché altrimenti avrebbe ucciso due vite. Alla fine Valentina, purtroppo è morta, e con lei anche i gemelli, chiaramente, che portava in grembo. E questo è uno dei tanti casi, sono casi più eclatanti, ma ci sono tanti casi che non vengono denunciati e che ci fanno capire come oggi, diciamo, l'obiezione di coscienza uccide, e uccide tanto nel nostro paese. E con l'aumento dell'obiezione di coscienza, gli aborti clandestini nel nostro paese sono aumentati, raggiungendo i 20.000 casi l'anno nel 2017 e nel 2018. Questo avviene perché nel nostro paese tante donne non sono tutelate, e se solo pensiamo a tutte, diciamo, le donne immigrate, le donne clandestine che non possono accedere alla sanità pubblica nel nostro paese, sono tutte quelle donne che ricorrono ancora all'aborto clandestino, e tante di esse perdono, diciamo, la vita praticando questi. Chiaramente l'obiezione di coscienza è una, diciamo, è l'abrogazione dell'obiezione di coscienza, è un punto fondamentale per noi, che noi rivendichiamo, e ci distingue e ci ha contraddistinto anche in un periodo in cui il movimento in Italia, facendo un esempio, il movimento di Nuna di Meno, che si è sviluppato in Italia ormai all'incirca 5 anni fa, partiva, diciamo, quel movimento partiva dalla questione della violenza più in generale sulle donne, stilando anche dei documenti sulla questione della violenza, e approfondendo anche la questione dell'aborto e su come l'aborto non viene praticato in Italia secondo la legge. E durante tutto quel movimento il punto su cui noi abbiamo fatto chiarezza anche in un'assemblea nazionale era appunto sulla questione che l'obiezione di coscienza doveva essere abrogata e non ci doveva essere nessun diritto di obiezione. Dall'altro lato abbiamo visto come la parte più riformista delle dirigenti di quel movimento si sono adeguate
a quella che era, diciamo, la parte che faceva più riferimento al Partito Democratico e quindi anche alle donne, diciamo, esponenti dell'UDI, che invece non mettevano a centro la questione, la questione dell'abrogazione dell'obiezione di coscienza. E per noi quello è un punto fondamentale, perché, diciamo, se l'obiezione di coscienza continuerà a far parte, diciamo, della legge 194, così come è stata stilata e poi applicata, sappiamo benissimo che non ci potrà essere, diciamo, una vera, alla fine, autodeterminazione della donna e alla fine della propria gestione del proprio corpo. E un altro punto su cui la legge 194 ha dei limiti anche nell'applicazione di oggi, per come poi è strutturata la sanità, diciamo, pubblica italiana e su come, diciamo, siamo arrivati oggi alla sanità pubblica italiana, per come sostanzialmente è strutturata, è la questione dei consultori. I consultori nascono in Italia, così come la legge della 194, sulla scia di delle lotte importanti in tante, diciamo, realtà italiane. Nascono nel 1975 e l'istituzione di questi consultori veniva vista in Italia come dei luoghi di incontro per le donne, dei luoghi in cui le donne dibattevano, venivano accolte, e soprattutto venivano, diciamo, in qualche modo protette, diciamo, l'oppressione e anche dalle tante violenze che le donne subivano non soltanto, diciamo, tra le mura domestiche, ma anche fuori dalle mura domestiche. E la legge, diciamo, in Italia prevede che ci sia un consultorio ogni 20.000 abitanti e già quando diciamo, già dopo qualche anno che i consultori diciamo, entrano sulla scena diciamo, della società italiana, abbiamo invece dei dati che ci fanno capire che questa, diciamo, che anche qui c'è una difficoltà nell'applicazione proprio della legge. Nel 79, in tutta, diciamo, Italia, i consultori attivi erano 650 rispetto ai 2200 che dovevano essere. Oggi, chiaramente, per come è la situazione della sanità pubblica in Italia, non abbiamo neanche più questo. In tante, diciamo, realtà d'Italia, come per esempio a Bolzano, non ci sono consultori pubblici, ma ci sono soltanto consultori privati. E chiaramente il divario tra nord e sud è un divario importante, perché ci sono delle realtà, come per esempio in Molise, in Campania o anche in Calabria, in Puglia, dove c'è un consultorio ogni 42.000 abitanti. E chiaramente, diciamo, la distruzione alla fine della sanità pubblica in Italia è andata, diciamo, verso questa prospettiva, nel senso che alla fine c'è stata una volontà da parte, alla fine, diciamo, dei vari governi che si sono succeduti, di distruggere gli unici luoghi in cui appunto la donna poteva in qualche modo diciamo, trovare un confronto, confrontarsi e anche essere aiutata in percorsi, diciamo, difficili e anche traumatici, come per esempio praticare un aborto. E la questione che la sanità, soprattutto negli ultimi anni, è diventata ormai regionalizzata, questo ha inficiato ancora di più nella capacità di usufruire di questi servizi.
Io vivo a Roma, ho come presidente della regione Zingaretti. E Zingaretti per tutta una serie di per tutto un periodo, anche diciamo da alcune leader del movimento di Nuna di Meno, veniva diciamo in qualche modo definito come colui, come diciamo come una figura da prendere come esempio, figura di riferimento, perché in qualche modo la Regione Lazio cercava di tutelare le donne a partire proprio dalla questione dell'obiezione di coscienza. Zingaretti qualche anno fa ha indetto è stato indetto un concorso all'ospedale San Camillo di Roma, uno dei più, diciamo, importanti, e questo concorso dava la possibilità a due medici non obiettori di, diciamo, diventare medici a tempo indeterminato. Questa questione è stata presa un po' come da esempio su come bisognava gestire la questione dell'obiezione di coscienza del nostro paese, però tutti quelli che portavano come esempio Zingaretti si sono dimenticati di dire che diciamo nel Lazio, nell'80% degli ospedali del Lazio, il 90% dei medici sono obiettori e diciamo questo non risolve il problema se due medici, diciamo, in uno degli ospedali più importanti di Roma non praticano l'obiezione. Sicuramente può essere un punto di partenza importante, però poi bisogna guardare ai grandi numeri e soprattutto bisogna considerare che la maggior parte degli ospedali nel Lazio è gestita poi dalla grande diciamo lobby che è quella della Chiesa Cattolica. E non bisogna nascondere, ma anzi bisogna ribadire che la questione della Chiesa Cattolica, a partire, diciamo, da come la Chiesa Cattolica entra negli ospedali, nei consultori, per noi anche questo è un punto fondamentale, perché diciamo, lo stesso Papa Francesco, che per tanti viene visto come un papa progressista, non perde mai un'occasione, non soltanto di criticare le donne che fanno scelte diverse, ma soprattutto, diciamo, sparare sentenze su quello che invece la donna dovrebbe essere e non è. E non è un caso che le prime parole che abbiamo letto sui giornali o anche visto in televisione quando c'è stata la grande vittoria della Marea Verde in Argentina sulla questione dell'aborto, che finalmente dopo 15 anni, 20 anni di lotta è diventato libero e gratuito, sono state di Papa Francesco, usando delle parole molto, molto forti e paragonando le donne che praticano l'aborto a dei veri sicari, dicendo appunto è giusto far fuori una vita umana per risolvere un problema? È giusto affittare un sicario? Non si può, non è giusto far fuori un essere umano per risolvere un problema. È come affittare un sicario. E questo, diciamo, andrebbe ricordato a tutti coloro, diciamo anche nelle varie organizzazioni di sinistra, che prendono esempio Papa Francesco come, diciamo, il nuovo diciamo, uomo che è più progressista rispetto agli altri. E il ruolo della Chiesa noi lo vediamo e continuiamo a vederlo, e non è un caso che le prime associazioni pro vita nascono appunto in Italia sulla scia delle varie mobilitazioni che stavano nascendo sulla questione dell'aborto. La più grande organizzazione pro-life in Italia nasce nel 1975 e
e anche oggi questa associazione ha dei numeri, diciamo, esorbitanti nel nostro paese. Oggi questa associazione conta 60.000 volontari e 350 centri in tutta Italia. E l'ultimo caso, diciamo, eclatante che ha fatto tanto poi scalpore in tutto questo dibattito sulla questione dell'aborto, su cui abbiamo scritto anche un articolo, è la questione del cimitero dei feti che è venuto fuori nella città di Roma, nel cimitero di Prima Porta, in cui in questo cimitero che è stato poi a cui Papa Francesco ha dato la benedizione qualche anno fa, sono state trovate delle croci su scritte sopra i nomi delle donne che avevano abortito. Questo non è il primo caso di questi cimiteri dei feti. Nel nostro paese ci sono 80 cimiteri dei feti a livello nazionale e questa è solo l'ultima, diciamo, dalla fine della barbarie e di quello che, diciamo, soprattutto la Chiesa Cattolica nel nostro paese vuole far venire fuori. La Chiesa Cattolica sicuramente ha un ruolo predominante nella campagna, sia non soltanto nei confronti dell'aborto, quindi nei confronti della 194, ma una funzione predominante anche per come, diciamo, vorrebbe la donna la Chiesa Cattolica è stata avallata in tutti questi anni dai vari, diciamo, esponenti soprattutto del centrodestra nel nostro paese, che non hanno mai perso occasione per fare delle campagne denigratorie nei confronti della donna e soprattutto riportare la donna indietro, diciamo, per com'era la donna negli anni 50 rispetto a come ora. Le campagne sicuramente più vergognose che ricordiamo sono le campagne del Fertility Day, in cui all'epoca organizzato dalla ministra della salute del governo Lorenzin, non so se vi ricordate, con i manifesti in cui c'era l'orologio, diciamo, la donna con l'orologio in mano che andava a sottolineare l'orologio biologico e sul fatto che una donna arrivata, diciamo, a 35, a 40 anni doveva in qualche modo provvedere a quello che è il suo ruolo, quindi il ruolo di riproduzione, perché il suo tempo stava finendo. E questa non è stata l'unica, diciamo, campagna vergognosa fatta nel nostro paese. Ricordiamo il convegno di Verona, svoltosi nel 2019, dove si vedeva un fronte unico della Chiesa e delle forze di destra nel nostro paese, in cui appunto al centro della questione c'era appunto l'attacco alla 194. Oggi, con, diciamo, dopo un anno di emergenza sanitaria in cui ci troviamo ad affrontare la questione della pandemia, anche, diciamo, la condizione della donna, di cui chiaramente abbiamo discusso ieri, ma anche, diciamo, la 194 è stata di nuovo messa sotto attacco proprio, diciamo, dall'associazione Pro Life, che ha lanciato una petizione a livello nazionale sostenendo che durante la pandemia l'aborto non è un servizio essenziale, perché affermando che le interruzioni volontarie di gravidanza rappresenterebbero un'inutile occupazione dei posti letto ospedalieri. E questo, diciamo, nel giro di pochi giorni questa petizione ha avuto migliaia e migliaia di, diciamo, di sottoscrizioni. E questo sicuramente è un campanello d'allarme
E proprio a inizio aprile l'ONU ha coniato il nuovo termine showdown pandemic, riferendosi a tutto ciò che rimaneva nell'ombra con l'avvento della pandemia. Quindi tutte le violenze, gli aborti clandestini. E non è un caso che in questo anno, diciamo, di pandemia non soltanto sono aumentate a livello esponenziale le violenze, ormai in Italia si conta un femminicidio ogni 2 giorni, le chiamate delle donne che vogliono denunciare ai vari centri di aiuto si sono sostanzialmente triplicate tutto questo, diciamo, non può rimanere sotto traccia e sotto la sabbia. Chiaramente noi, diciamo, rivendichiamo la volontà delle donne di accedere e di diciamo decidere del proprio corpo, ma siamo anche convinti che nel nostro paese manca sostanzialmente una vera, diciamo, educazione sessuale che in qualche modo può, diciamo, prevenire diciamo l'accesso delle donne all'aborto. Nelle scuole non esiste educazione sessuale, ci troviamo appunto a discutere di diciamo che nelle scuole c'è l'educazione religiosa obbligatoria, ma l'educazione sessuale non è assolutamente prevista. In posti all'interno dell'Unione Europea, come per esempio la Germania, la Danimarca, la Finlandia, l'obbligatorietà dell'educazione sessuale nelle scuole è diventata legge nel 68, e invece, diciamo, l'Italia insieme ad altri 6 paesi dell'Unione Europea non ha questo tipo di obbligatorietà. Il 60 e i dati diciamo che ho reperito su alcuni sondaggi per ciò che riguarda i giovani ci fanno capire che c'è tanto, diciamo, lavoro da fare. Il 60% dei giovani tra i 15 e i 24 anni non è in grado di identificare in che modo si può prevenire la trasmissione del virus dell'AIDS, dell'HIV. E questo, diciamo, è un dato che secondo me fa riflettere. L'uso degli anticoncezionali tra i giovani e giovanissimi nel nostro paese è quello più basso in Europa, e solo il 16% delle donne fa un uso di contraccettivi ormonali contro una media del 22%. Il 42% degli under 25 non utilizza alcun metodo contraccettivo durante la prima esperienza sessuale, e il 70% delle donne non conosce come realmente deve essere utilizzata la pillola del giorno dopo. E questo sicuramente, diciamo, va visto in un quadro generale su quale sia realmente la necessità di una vera educazione sessuale a partire, diciamo, dalle scuole e non, diciamo, da quello che noi vediamo oggi nelle scuole d'Italia, come per esempio il caso della preside a Roma, in un liceo romano, che invece di preoccuparsi, diciamo, di queste, di questi dati, dice alle proprie studentesse: non usate le minigonne perché altrimenti ai professori gli può cadere l'occhio e si distraggono. E io penso appunto che su questi temi questa nostra discussione di oggi deve essere, diciamo, un approfondimento e una prima discussione che noi portiamo poi nei luoghi dove siamo presenti, nei luoghi di lavoro, nelle scuole dove noi siamo presenti, perché c'è ancora tanto da fare. Io vado a concludere perché ho quasi finito il mio tempo.
Credo che poi, insomma, il dibattito affronterà, diciamo, delle cose che io per tempo purtroppo non ho potuto affrontare, però, diciamo, come conclusione, credo che noi dobbiamo partire da quella che è stata la lotta per la 194, che è stata una lotta importante, fondamentale per tutte le donne nel nostro paese, che oggi sostanzialmente noi ci troviamo, a difendere. Noi sostanzialmente negli ultimi anni abbiamo fatto solo lotte difensive di questi diritti, non abbiamo fatto lotte di conquista per conquistare altri diritti, e bisogna appunto partire da secondo me, dal titolo di questa sessione, che le donne alla fine devono avere la possibilità di diventare madri tutte le volte che vogliono diventarlo, solo le volte che lo vogliono, ma tutte le volte che lo vogliono. E credo che secondo me la reale poi emancipazione della donna, che noi ad oggi vediamo come una cosa molto lontana, anche per tutte le cose di cui ho parlato, deve entrare in un'ottica, diciamo, più generale. E quello che succede in tanti posti nel mondo, come quello che abbiamo visto in America Latina, in Argentina, con la meravigliosa vittoria della Marea Verde, può solo indicarci la strada. Io concludo con una citazione della compagna Camilla Ravera, che secondo me è, diciamo, la sintesi di quello per cui ogni donna e ogni uomo alla fine deve lottare. E la compagna Ravera diceva: la donna, come l'uomo, ha la possibilità di definirsi, di autodefinirsi con il suo modo personale di essere, di esprimersi, di manifestarsi nel lavoro, nelle opere, nella partecipazione attiva e responsabile alla vita sociale, alle lotte comuni, con le sue personali attitudini, scelte e decisioni, senza mai rinnegare se stessa, la propria specificità di donna, l'alto valore della maternità, e respingendo fermamente ogni nuova mistificazione, ogni concessione a mutevoli, effimere mode, a roboanti e aberranti enunciazioni. E ho finito. Io ringrazio Grazia e vi segnalo che in chat vi sto inviando alcuni degli articoli che abbiamo scritto e pubblicato negli ultimi anni, che sono legati ad alcuni degli aspetti che ha toccato Grazia nella sua relazione. Il primo intervento è di Massimiliana Piro, che interviene dalla sezione napoletana di Sinistra Classe Rivoluzione. E vi segnalo che ci sono già 6 interventi prenotati, ovviamente invito a farlo anche per porre delle domande, a cui Grazia si occuperà di rispondere nelle sue conclusioni. E adesso lascio la parola a Massimiliano. Mi sentite? Sì, Massimiliano. Allora, Grazia descriveva perfettamente la situazione che c'era negli anni 70. In quegli anni io ero tra le tante compagne, tra i tanti compagni che scesero in piazza per l'aborto. Prima di quegli anni, l'aborto, come il divorzio, facevano parte dei fatti privati da risolvere individualmente. Invece, negli anni 70, diventano all'improvviso delle questioni politiche che investono in pieno, sia il Paese che il Parlamento. Grazia ricordava bene che la legge 194 fu approvata nel 1978 e a tutt'oggi io penso sia stata giusta la scelta di puntare sull'approvazione della legge e non sul referendum come veniva proposto allora dai radicali e anche dal movimento femminista. Questo per due principali motivi. Il primo motivo ovviamente era il rischio di perdere il referendum.
È vero, c'erano all'epoca dei segnali che sarebbe stato possibile vincerlo col referendum. Ad esempio, c'era un'indagine d'Oxa che aveva evidenziato che il 55% degli intervistati pensavano che l'aborto non fosse reato nelle prime 3 settimane di gravidanza. Però, appunto, stiamo parlando del 55%, cioè di fatto il paese era spaccato. E la vittoria a questo punto non certa. Ancora, se ci fosse stata una sconfitta al referendum, questo avrebbe rinsaldato le file della Chiesa, che, come Grazia ha detto, era già all'epoca ben agguerrita, e della destra. E questo avrebbe rallentato poi la successiva approvazione della legge. Se teniamo conto che nel 1978 di fatto siamo già alle soglie del reflusso, quindi probabilmente dopo avremmo avuto una legge peggiore e non migliore della 194. Ancora nel 78 la DC era, la Democrazia Cristiana era sotto l'effetto della batosta che aveva avuto per il referendum sul divorzio. Quindi aveva la necessità in qualche modo di dichiarare la sua laicità rispetto alle posizioni fortemente intransigenti già allora della Chiesa. Quindi per la sinistra c'erano in qualche modo dei margini di azione sul piano legislativo. Va detto a questo punto che le prime proposte di legge però furono pessime. Ad esempio, nel 1976, quindi 2 anni prima dell'approvazione della legge, la proposta del PC sull'aborto, nella proposta del PC sull'aborto restava l'aborto come reato, se compiuto fuori dalle norme previste dalla legge, però veniva punito con una contravvenzione, quindi con una pena pecuniaria. C'era un elenco di casi in cui si poteva abortire, ma ci voleva un accertamento preventivo di una commissione medica. Quindi una proposta pessima e la risposta del movimento femminista non si fece attendere in quel momento. Siamo negli anni del compromesso storico e il movimento femminista organizza una protesta fuori alla Botteghe Oscure, la sede nazionale del Partito Comunista, al grido di no al compromesso sulla pancia delle donne. In generale, come Grazia anche sottolineava, possiamo dire che senza la spinta in avanti dei movimenti femministi, pur con tutti i loro limiti, non si sarebbe arrivati alla 194 così com'è. E Grazia ricordava anche il ruolo molto importante dell'UDI, l'Unione Donne Italiane, nata nel 1945 dalla Resistenza, che proprio col movimento femminista organizza il grande corteo del 3 aprile del 1976. Quindi pian piano, diciamo, da queste prime proposte pessime al 1978, si arriva ad impostare la legge come lotta alla piaga degli aborti clandestini, per il diritto all'autodeterminazione delle donne e per la gratuità dell'aborto praticato presso strutture pubbliche. Quali sono, a mio avviso, a tutt'oggi i principali snodi irrisolti? Vabbè, non entro, grazie, ha già descritto benissimo la situazione. Diciamo, io penso che ora come allora il principale snodo irrisolto è quello della colpevolizzazione delle donne e di un sostegno che non è mai stato davvero pieno su questa tematica. Anche Grazia parlava, appunto, ci ricordava tutti i casi di colpevolizzazione. Negli anni 70 circolavano barattoli e immagini con feti morti e oggi Grazia ci ricordava che si è arrivata ai cimiteri per i feti. O notizia di stamattina, sentivo a Radio Tremondo, alla Chiesa Cattolica della Louisiana che si schiera contro il vaccino Johnson & Johnson perché usa cellule fetali che derivano da aborti. Quindi siamo sempre su queste posizioni estremamente intransigenti. Il referendum del 1978 poteva essere una sconfitta anche perché la Chiesa scese in campo appunto con tutto il suo peso contro quella che definiva un'involuzione del costume collettivo.
Grazia ci diceva che nasce in quegli anni il Movimento per la Vita. Movimento per la Vita che, mentre si discuteva la legge sull'aborto, organizzava delle proteste fuori dal Parlamento con slogan e canzoni tipo La nuova Auschwitz. Ora suono il violino al mondo mentre muoiono i nuovi ebrei. Ora suono il violino al mondo mentre uccidono i fratelli miei. Quindi le donne assassine. E questo tema viene continuamente ripreso e ribadito dall'osservatore romano che usciva con paragoni tra le Brigate Rosse che avevano ucciso Moro e le donne che uccidevano i figli. Quindi le donne assassine come le BR. Vedete una colpevolizzazione fortissima. Poi c'erano i fascisti. Su denuncia del deputato Missino Pisanò, il radicale Spadaccio viene portato letteralmente di peso, preso a braccia e portato giù dal palco dalla polizia durante un convegno sull'aborto, con un'azione che ovviamente voleva essere spettacolare. Insomma, c'era un clima rovente nel quale io penso si riuscì a spuntare il massimo risultato possibile a livello legislativo in quel momento. Dicevo lo snodo irrisolto della colpevolizzazione, e questo come nonostante, come Grazia anche ci ricordava, i rapporti uomo-donne arrivino al femminicidio in questa società. Negli anni 70 si faceva autocoscienza ed emergevano durante le autocoscienze non pochi casi di donne costrette ad abortire per forme più o meno occulte di violenza maschile. Non fai quello che voglio e allora ti punisco mettendoti in difficoltà. L'aborto come punizione non era un caso raro, o anche come forma di disinteresse, in certi casi di disprezzo verso la donna, quindi sempre come forma di violenza. E la legge non va proprio nella direzione di sostenere più fortemente le donne in questi casi, che sono subdoli e quindi insidiose anche sul piano psicologico. La legge a tutt'oggi questi casi non li contempla proprio. Il mio angolo visuale negli anni 70 era quello dell'area movimentista della FIGC a cui ero iscritta. Il PC all'epoca si divideva in un'area riformista ed un'area movimentista. Sull'aborto l'area movimentista scendeva in piazza col movimento femminista, col quale avevamo molte convergenze, vestivamo anche come loro, con le gonne a fiori, grazie, ricordavo anche gli aspetti gioiosi di questa battaglia. Oltre a scendere in piazza col movimento femminista, spingevamo chiaramente all'interno del partito per posizioni più avanzate. Il PC scontava decenni, veramente decenni di ritardi e pretendeva di svolgere azioni di egemonia sui collettivi femministi tramite le associazioni delle studentesse. Quindi, da un lato, un PC al quale senza dubbio si deve l'approvazione della 194, così come anche di altre leggi avanzate, come la legge 180 sui manicomi, e per altri versi, invece, un PC oscuro. Quando pretende di egemonizzare i collettivi femministi con un compito che diciamo meglio, se da un lato era un compito di destra, in quanto le compagne dei collettivi femministi militavano nei gruppi Avanguardia Operaia, LC, il PDUP, quindi con una prospettiva più rivoluzionaria di quella del PC, anche se non nitida, come abbiamo discusso tante volte. Da un altro lato, questo compito scorretto che veniva chiesto alle compagne della FIGC era, potremmo dire, anche un compito di sinistra, in quanto, come scritto dalla partigiana veneta Eida Tiso nel libro I comunisti e la questione femminile, da parte comunista si rifiuta un'impostazione settoriale o corporativa i cui obiettivi possono essere inseriti in una proposta riformista. Ebbene sì, ha ragione la compagna del PC Eido Tiso, muoveva accuse di riformismo alle logiche separatiste dei movimenti femministi. Ancora questa compagna scrive sull'aborto. Per poter avere tanti figli quanti se ne desiderano, bisogna conquistare una società a misura umana che assicuri a tutti, uomini e donne, un posto nel processo produttivo, una cultura e una qualifica professionale sempre più elevata e quei servizi collettivi indispensabili per l'infanzia, la gioventù e la famiglia. Questo scriveva Aida Tiso e io aggiungerei servizi collettivi come ad esempio le lavanderie pubbliche che abbiamo studiato, c'erano in Unione Sovietica. Che anche per l'ambiente, l'ecoefficacia, potrebbe essere un fronte importante su cui far convergere le azioni. Vi ringrazio.
Grazie a te Massimiliana. E la prossima compagna ad intervenire è Mafalda Masucci, anche lei dalla sezione di Napoli. Ora la smuto. Ok, mi vedete? Mi Sì. sentite? Va benissimo. Sì, ok. Allora, già Grazia diceva alcune cose sulla questione dei consultori nella relazione. In realtà proprio da qua volevo partire perché secondo me parlare poi dello smantellamento che è in atto dei consultori ci dà poi l'idea di come le donne si ritrovano a subire non solo dal punto di vista morale, a causa comunque di una campagna bigotta che viene comunque perpetrata da molti, molti anni, ma anche poi materiale proprio a causa dei tagli allo stato sociale che poi di fatto vanno a ricadere sulle donne. Infatti, appunto, da anni poi vediamo come viene minato tutto l'impianto, cioè tutto l'impianto di diritti che poi il sistema ritiene incompatibile proprio con le basi materiali. I dati dimostrano che già da anni in realtà in nessuna agenda politica né italiana né europea, per le cose che ho visto io, vi è un interesse e non viene fatto nessun investimento all'interno del settore, nel settore pubblico, non vi sono questi interessi proprio per garantire la salute della donna e i suoi diritti sessuali e riproduttivi, e né tantomeno vi è una campagna per assicurare la diffusione di informazioni sui servizi di qualità. E al contrario, appunto, questi dati dimostrano che esistono poi in realtà barriere strutturali, per le persone più giovani e poi soprattutto per le fasce più povere, proprio all'esercizio di questi diritti, a seconda di dove poi hanno avuto la fortuna o la sfortuna di nascere. E in questa ottica qua l'influenza della Chiesa Cattolica, che spesso agisce in questi posti non solo scoraggiando le interruzioni volontarie di gravidanza, ma in realtà poi va a vedere i consultori come un luogo utile ad aiutare la coesione familiare nonostante problemi di abusi, cioè magari, cioè nel senso, c'è una donna che si rivolge al consultorio per un aiuto psicologico perché ha problemi di abusi domestici, in questo senso qua magari una psicologa cattolica va a cercare fa di tutto poi per non farla divorziare. E in questa ottica qua appunto l'influenza della Chiesa rimane rilevante ed è considerata un ostacolo poi notevole per ottenere proprio dei progressi nell'accesso delle donne anche alla scelta contraccettiva. E appunto poi malgrado l'esistenza della legge 194 e di tutta una serie di normative regionali e nazionali apposite proprio su quello che dovrebbe essere il consultorio, quindi con l'approccio multidimensionale che pone enfasi sulla prevenzione, poi soprattutto si mostra in realtà che poi la realtà è molto molto diversa. Infatti, sin dalla loro istituzione, poi i consultori vanno a scontrarsi con una serie di problematiche che limitano la loro diffusione, che dovrebbe essere una diffusione capillare sul territorio, e quindi di conseguenza la loro efficacia. Grazia già citava alcuni dati sulla riduzione poi nei consultori su scala nazionale. E, prima da tutti, cioè primo tra tutti, tra queste problematiche, la scarsità poi dei finanziamenti, che spesso costringe a ridurre l'orario di attività o spesso costringe questi consultori alla fine a chiudere, essere accorpati in altre strutture, magari. Inoltre comunque vi è una completa poi immobilità dell'offerta negli ultimi più o meno 10 anni che è sconcertante e non fa che ricordarci quali poi sono le conseguenze dirette dei continui e massicci tagli al sistema sanitario pubblico e delle politiche poi di austerità. Perché appunto non vi è un miglioramento delle strutture, non vi è un miglioramento dell'apparecchiatura medica, il personale spesso non viene formato adeguatamente e inoltre appunto è sempre sotto organico proprio perché gli operatori sanitari di queste strutture sono privi di un sostegno sufficiente da parte degli organismi pubblici. I consultori dove si fanno interruzione volontaria di gravidanza sono comunque ancora meno, in particolare poi al sud. In Campania, per esempio, solo il 25% dei consultori offre questo tipo di servizio. E nonostante poi alla fine il consultorio si rivolge poi alle fasce più povere, queste riscontrano difficoltà ad accedervi e comunque diciamo va sottolineato che nonostante poi alla fine una serie di difficoltà ad accedervi, in ogni caso comunque chi riesce,
indica un indice di gradimento dell'80% a discapito poi di chi dice che i consultori sono inutili ormai. E tuttavia però poi, soprattutto al sud, le donne assistite in un consultorio sono meno del 10%, e spesso le più giovani non sanno nemmeno di potersi affidare a questo tipo di modello, perché non vi è appunto una campagna di informazione fatta nelle scuole. E quindi le più fortunate magari hanno la possibilità di rivolgersi a una struttura privata, e altre saranno costrette a le lunghe liste di attese in ospedale, che appunto sono un problema per quanto riguarda esami preventivi, ma ancora di più se appunto c'è da praticare un aborto. E altre però proveranno a risolvere da sole poi i loro problemi. E in particolare mi ha colpito molto un dato sugli aborti clandestini in Italia, che indicava tra il 2015 e il 2017 che appunto gli aborti clandestini sono circa tra i 12 e i 5.000. Però perché appunto questo boicottaggio dei consultori, che è abbastanza evidente? Perché il modello di sanità che promuovono, quindi c'è questo modello orizzontale basato poi sulla prevenzione e sull'informazione, non genera alcun tipo di profitto. Di fatto la borghesia preferisce lasciare campo al privato rispetto al pubblico. Questo qua lo vediamo con il fatto che il pubblico non viene finanziato. E poi altra cosa importante, perché come diceva anche Grazia nella relazione, perché si preferisce fare campagne sulla natalità, quella della Lorenzina è un esempio, e quindi appunto si fa la campagna per invogliare più nascite, perché più nascite significano più forza lavoro. Comunque la borghesia, non solo italiana ma anche di molti paesi, è consapevole di una diminuzione che c'è della popolazione, e piuttosto che risolvere le cause per cui uno poi non può permettersi magari di mantenere dei figli, appunto si fanno queste politiche, e quindi di conseguenza poi il consultorio rappresenta l'opposto. E questi elementi alla fine ci dimostrano come poi la legge 194 non sia mai stata applicata nella sua interezza, e questa cosa ovviamente ostacola l'emancipazione femminile, perché togliendole il luogo dove esercitare i propri diritti, esaspera poi la condizione in cui si trovano le donne, e le costringono poi anche a una condizione di subalternità a casa, quindi di fatto viene rimandato indietro l'orologio della libertà femminile. E allora, diciamo che l'idea che sta alla base di questo nostro convegno non è solo quello di analizzare l'oppressione femminile, ma soprattutto poi quella di partire sì da esperienze reali, appunto, poi per arrivare a capire come combatterla. E quindi perché partire dalle esperienze delle lotte degli anni 70? Perché in quest'ottica le lotte, quelle lotte là, rappresentano comunque allo stesso tempo la forza dei movimenti della classe operaia, perché stiamo parlando comunque di movimenti che coinvolgevano comunque grandi settori della società, e quindi rappresentano allo stesso tempo la forza e poi anche le contraddizioni del sistema capitalista con le quali queste forze si vanno a scontrare, non solo sul breve ma anche sul lungo periodo. E le lotte degli anni 70 hanno avuto ovviamente un ruolo chiave nell'approvazione della legge 194 e dei consultori. E proprio soffermarci su questi ultimi, su cosa sono e su cosa dovrebbero essere, ci può fornire degli spunti pratici sulle possibilità poi di approcciarsi alla salute della donna, e ovviamente non solo della donna, intesa non come assenza di malattia ma come benessere, quindi tramite un modello fondato sulla prevenzione e soprattutto poi sulla partecipazione dal basso, perché infatti l'idea che stava dietro l'istituzione dei consultori era quella proprio di questo tipo di partecipazione, idea che non è rimasta tale, ma che nella realtà poi negli anni 70 si tramutava in un coinvolgimento attivo delle donne nei diversi quartieri, che di fatto poi per la prima volta finalmente sentono di avere un punto di riferimento, un luogo dove non venivano colpevolizzate o isolate perché desideravano abortire o magari divorziare, però al contrario appunto il consultorio si poneva il compito di informarle su come esercitare i propri diritti. Quindi a vedere il consultorio come il posto dove si abortisce e basta è estremamente riduttivo, perché i consultori di fatto dovrebbero rappresentare un modello sociale di salute la cui forza sta proprio nell'approccio multidimensionale che comunque promuove la visione di un individuo nell'insieme, quindi tenendo conto non solo dei fattori fisici, però anche quelli psicologici, sociali, relazionali, e tutto ciò inquadrato appunto al territorio da cui esso proviene, all'interno del quale comunque questo consultorio ha un ruolo, dovrebbe avere un ruolo fondamentale e venga visto come un ambiente positivo. E poi in realtà è anche per questo che all'interno dei consultori dovrebbero esserci non solo ginecologi ma anche sociologi, psicologi, altri tipi di esperti che poi nella maggior parte dei casi mancano.
Una consapevolezza importante, secondo me, e concludo su questa cosa, che è stata raggiunta poi negli anni 70, è proprio quella della volontà di decidere sul proprio corpo, che questa volontà, questa consapevolezza ha portato poi alla nascita dei consultori, che sono appunto un servizio essenziale per l'emancipazione femminile, grazie ai servizi che dovrebbero fornire. E questi però ci sono stati sottratti e l'emergenza Covid ha dimostrato poi ancora di più l'inaccessibilità di questi servizi, che rischiano ulteriormente poi di passare in secondo piano, non solo rispetto al dibattito politico, perché già comunque erano assenti, ma poi anche rispetto alla percezione delle donne su questo servizio. Ed è importante sottolineare, a fronte di quello che stiamo vivendo oggi, che la rivendicazione politica degli anni 70, cioè quella di poter decidere sui propri corpi, è ancora oggi valida, e questa battaglia appunto per l'emancipazione, che non si è affatto conclusa e che non riguarda soltanto i paesi meno sviluppati, ci porta poi di fatto a rivendicare l'apertura dei consultori come servizio che rende la donna protagonista e consapevole sul proprio corpo. E quindi appunto i consultori rappresentano un luogo per cui vale ancora oggi la pena lottare. Grazie. Grazie anche a Mafalda. Si sono segnati diversi compagni che hanno chiesto la parola, altri 10, per cui chiederei di stare negli 8 minuti, così riusciamo a far parlare tutti, e se c'è ancora volontà di intervenire anche per delle domande, di segnalarmelo ora, così appunto organizziamo per bene i tempi. Il prossimo compagno a intervenire è Filippo Boni dalla sezione di Parma, e dopo di lui si prepara Eva Biondi. Ok, va bene, spero mi sentiate. Io mi collego a quello che stavano dicendo le compagne poco fa, anche se il focus del mio intervento sarà poi su un'altra questione, perché appunto chi mi ha preceduto parlava appunto di diritti che sono in qualche modo concessi sulla carta formalmente, ma che poi non sono realmente attuati e concessi. Questo vale per le donne, ma questo vale anche nel nostro paese, non solo per la comunità LGBT. Negli ultimi decenni sono state chiaramente, lo sappiamo bene, conseguite alcune parziali conquiste. Ci sono stati dei movimenti, delle lotte, dei movimenti omosessuali tra i giovanissimi. C'è un grado di apertura su queste tematiche molto, molto alto, ma persistono chiaramente ancora oggi, anche nei paesi a capitalismo avanzato, dei tabù, dei pregiudizi diffusi verso chi non è aderente a quella che è la norma tradizionale del sistema, quella insomma dell'eterosessualità, che è istituzionalizzata dagli stati e consacrata dalle religioni, appunto nell'istituto del matrimonio. Recentemente penso che tutti abbiano in mente gli scandali che sono emersi in Liguria in merito ai moduli proposti al Ministero della Salute, che hanno esplicitato una correlazione diretta tra appunto prostituzione, consumo di droga e omosessualità come condizioni di rischio per la salute. Questo penso che abbia chiaramente dimostrato come persista una visione che associa nel rapporto direttamente proporzionale l'eterosessualità alla norma e l'omosessualità al vizio. Sono tabù persistenti, sicuramente funzionali alle logiche del sistema, che dimostrano però che, nonostante siano stati fatti dei passi in avanti sul piano legislativo, questi passi in avanti hanno tutt'al più garantito, certo, qualche tutela formale, ma che poi in realtà sul piano sostanziale una condizione di uguaglianza reale non ci sia. La classe dominante di certo su questi temi, su spinta delle lotte in molti paesi per evitare un'ulteriore radicalizzazione appunto delle masse di oppressi, ha fatto delle concessioni sulla carta, però a condizione che si stesse dentro appunto le strutture tradizionali della famiglia sotto il capitalismo. Ci sono casi di istituzioni religiose, soprattutto la Chiesa, che hanno posto chiaramente degli anatemi molto, molto duri. In alcuni paesi in cui la Chiesa è bastione, stampella del sistema, penso alla Polonia, dove lì la chiusura su questi temi è totale e il governo di estrema destra si serve di una retorica molto violenta contro la comunità LGBT, però in altri paesi
d'Europa, dei più almeno appunto avanzati, già dagli anni 90 c'è stata una tendenza appunto a concedere le unioni civili, la possibilità legale di unioni civili per persone dello stesso sesso. Certo, anche questo ha visto delle resistenze della classe dominante. Mi vengono in mente alcuni esempi, penso a quando nel 2006-2007 si è iniziato a discutere di questi temi nel Parlamento europeo e la mozione contro l'omofobia del Parlamento europeo aveva avuto un grado di astensione altissimo. Penso alle campagne di Bush sempre in quegli anni per addirittura correggere la Costituzione americana impedendo appunto matrimoni omosessuali. Penso alle azioni degli ultimi anni di Trump per in qualche modo andare a smantellare le tutele sanitarie per le persone transgender, o penso anche agli attacchi che negli ultimi mesi stiamo vedendo in Ungheria, nell'Ungheria di Orban, verso questa comunità. Ma sulla questione, diciamo, delle unioni civili, diciamo che è stata la questione limite, diciamo, su cui la borghesia è stata disposta a aprirsi. Proprio perché questa si incasella bene negli schemi della famiglia tradizionale. Però bisogna anche dire che questi stessi stati europei liberali che si sono aperti poi, no, a questi temi e hanno in qualche modo si sono dimostrati come inclusivi, che perdonano appunto, no, il peccato e riducono il senso di colpa per le trasgressioni, così si sono opposti. Però sono gli stessi paesi che poi economicamente, per interesse economico, chiaramente sostengono appunto stati come viene in mente l'Egitto, viene in mente l'Arabia Saudita, dove invece le tematiche, l'approccio a questa tematica è un approccio del tutto violento. Ho trovato dei dati che secondo me fanno capire molto, perché le condizioni di vita, le condizioni di vita degli omosessuali, ecco, poi fanno capire quanto in realtà su questo tema sostanzialmente ci sia ancora tanto da fare. Alcuni dati che ho trovato dicono che il 13% degli omosessuali è stato respinto da una candidatura ad un posto di lavoro a causa del suo orientamento sessuale. Questo dato raggiunge il 45% se si tratta di persone transessuali. Il 36% dei datori di lavoro ha dichiarato che tollera l'omosessualità di un dipendente solo se rimane celata e non viene dichiarata. A parità di lavoro, in molti settori gli omosessuali guadagnano di meno rispetto ai loro colleghi eterosessuali, e non parliamo dell'accesso alla sanità. Noi sappiamo che solo nel 90 l'omosessualità è stata tolta dalle liste delle malattie mentali. Ecco, anche l'accesso alla sanità è qualcosa di molto difficoltoso, e 4 milioni di omosessuali europei si dichiarano discriminati anche nell'accesso alla sanità. Leggevo che qualche giorno fa in un liceo di Roma, in un liceo artistico di Roma, a seguito delle lotte degli studenti, è stata concessa agli studenti transgender l'opportunità di registrarsi nei registri scolastici con il nome appunto relativo appunto alla loro identità, non a quello dato dai loro genitori all'anagrafe, ma questo è una conquista che è stata conseguita in solo 4 scuole in tutta Italia, e questo fa capire quanto, se non c'è una spinta dal basso, e lì c'è stata una spinta da parte degli studenti, una spinta di lotta da parte delle istituzioni, non c'è una considerazione particolare per la condizione di chi deve studiare o lavorare subendo anche discriminazioni e senza particolari tutele. Questo tra l'altro è un tema, quello della tutela transgender, è un tema che anche nel dibattito della comunità omosessuale, penso alle posizioni di Arcilesbica in seguito a quelle che sono state alcuni episodi a settembre, no? Ciro, l'episodio napoletano, quindi è un tema su cui ancora c'è molto da fare. Avviandomi alle conclusioni, appunto, dico solo che altri dati che ho trovato dicono che il 70% dei transessuali subisce mobbing sul posto di lavoro, l'85% dei transessuali non riesce ad accedere al posto di lavoro. Questo fa capire quanto chi vive le oppressioni di questa comunità è molto spesso un lavoratore, e chiaramente sul piano sostanziale subisce chiaramente, esplicitamente una discriminazione. Abbiamo degli esempi storici molto importanti, penso ai primi anni della rivoluzione francese, penso alla rivoluzione russa del 17, che ha determinato, anche se per un breve periodo, una
un'apertura verso le libertà sessuali, ha depenalizzato l'omosessualità che era discriminata dalle leggi zariste. Penso a tutto quello che si è sviluppato dopo il biennio 68-69, dove le lotte di studenti e di operai negli Stati Uniti, in Europa, hanno acceso anche lotte per le libertà sessuali. Penso alle lotte, agli scioperi dei minatori britannici alla metà degli anni Ottanta, che sono uniti al movimento omosessuale nelle lotte contro la Thatcher, e questo ha portato in avanti anche le posizioni su questi temi delle organizzazioni operaie. Tutto questo per dire che, così come la genesi di delle più possenti lotte omosessuali, penso a quelle in Italia negli anni 70, è stata quando queste lotte si sono intersecate, unite con quelle dei lavoratori e dei giovani. Prima Grazia parlava del Congresso Mondiale delle Famiglie. Nel 72 a Sanremo si è svolto un congresso internazionale del Centro Italiano di Sessuologia, quindi sempre un'organizzazione cattolica reazionaria, e lì i movimenti dei lavoratori, degli operai, si sono uniti con quelli degli omosessuali, ed sono stati gli anni in cui, ecco, anche il movimento omosessuale è stato più avanzato nei loro successi. Quindi questo per dire che bisogna tener conto che sotto il capitalismo nessun diritto è per sempre, così come sulla carta può essere concesso, può essere tolto o non attuato fino in fondo, e quindi anche questa lotta, la lotta contro l'oppressione della comunità LGBT, deve passare attraverso una lotta congiunta con la classe lavoratrice, perché è la divisione in classi della società che è elemento intrinsecamente discriminatorio, e l'unico modo per eliminare dalla radice le basi materiali su cui si poggiano tutte queste forme di oppressione di cui stiamo parlando in questi giorni, vanno tutte appunto associate alla divisione in classi che costituisce questo sistema ormai intollerabile. Chiudo qui il mio intervento. Grazie Filippo. Adesso la parola è a Eva Biondi della sezione di Napoli, e si prepara Federico Giugno. Ciao, si sente? Sì, anche se penso ci sia qualche interferenza, perché sento un mormorio sotto. Adesso no, ok. Ok, perfetto. Allora, prima Grazia parlava dei gruppi pro-life che appunto mettono sotto attacco il diritto all'aborto, e io volevo soffermarmi su questo argomento. Infatti negli ultimi anni abbiamo visto diversi manifesti aggressivi verso questo diritto, e il fenomeno non è solo italiano. Infatti queste organizzazioni sono diffuse in generale in Europa, in Spagna con l'associazione Citizen Go, che ha anche delle sedi italiane, ma anche negli Stati Uniti, e sono appunto accomunate da questa propaganda aggressiva verso le donne, verso il diritto all'aborto, ma anche verso la comunità LGBT. E un esempio è il manifesto in cui si vede la pillola abortiva descritta come un veleno, che è affine, diciamo, al manifesto invece proposto da Citizen Go, in cui si dice che l'aborto è la prima causa di femminicidio. È stato citato anche il cimitero dei feti, che è stato organizzato dall'associazione ultracattolica Difendere la vita di Maria. E allora viene da chiedersi perché in questo periodo la propaganda è così forte e anche assillante, ad esempio sui social. E in effetti l'istituzione della famiglia, che questi gruppi definiscono naturale, cioè la famiglia tradizionale e patriarcale, è in crisi. E questa crisi è appunto sentita, e queste associazioni si attivano per difendere un valore che si sta perdendo. L'ideologia dei numerosi gruppi pro-life è, secondo me, ben espressa da Alan Carson e Brian Brown. Il primo è il fondatore del Congresso Mondiale delle Famiglie ed è un ex funzionario dell'amministrazione Reagan, che considera la famiglia un'istituzione universale e fissa,
che serve al capitalismo per regolare il sistema economico e dice che i benefici del capitalismo giovano alla famiglia, anche se poi c'è anche un rimpianto del passato feudale in cui l'istituzione della famiglia poteva esprimersi al meglio. Questo anche perché, appunto, come abbiamo visto ieri, il capitalismo ha fatto fuoriuscire le donne dal loro stato di isolazione domestico. E diciamo, se dobbiamo essere d'accordo con qualcosa, è il fatto che la famiglia così tradizionale, definita naturale da Carson, serve al capitalismo. Inoltre trova una correlazione tra l'aumento della violenza domestica e la figura decadente moderna, lui dice, del potere maschile e paterno, che appunto decade a causa delle lotte delle donne e delle loro vittorie. Quindi vediamo in effetti un negare millenni di oppressione femminile e un'analisi del tutto campata in aria di ciò che ci circonda. L'altra persona di cui parlavo, Brian Brown, è il presidente dell'Organizzazione Internazionale per le Famiglie ed è vicino a Trump invece, e sostiene che dall'inizio della storia umana esistesse la famiglia così come la conosciamo oggi, quindi astraendola di fatto dai processi materiali che hanno portato alla sua evoluzione, come abbiamo parlato anche ieri nella prima sessione. Con queste due figure si iniziano a scorgere dei legami con la destra statunitense. Infatti i gruppi pro-life sono accomunati da un forte cattolicesimo, dall'idea dell'esistenza di alcuni diritti naturali in antitesi con i diritti definiti moderni, che sarebbero i diritti di aborto, di unioni civili e di adozione da parte di coppie LGBT, e anche da precisi legami con le destre. Infatti, ad esempio, Provita, che è un onlus della principale organizzazione pro-life italiana, si dichiara apolitica e apartitica, nonostante i chiari legami con Forza Nuova, che non sono neanche nascosti, cioè non c'è neanche un tentativo di nascondere questi legami. E in questo senso il già citato congresso di Verona è paradigmatico per evidenziare i legami con la destra. Infatti, nel 2019 a Verona c'è stato il 13° congresso mondiale delle famiglie, dove dove parteciparono degli esponenti istituzionali, sia amministratori locali, ministri e deputati. Ad esempio dalla Lega immancabile Salvini, Lorenzo Fontana e Simone Pillon, ma anche ad esempio la Meloni e Gardini invece di Forza Italia, Meloni e Fratelli d'Italia. Fontana, ad esempio, è anche iscritto al gruppo Comitato No 114, vabbè, non c'è bisogno, mi dilungo perché si capisce cosa vogliono fare in questo comitato, e partecipò nel 2015 al Family Pride organizzato proprio da Forza Nuova. Pillon invece ha creato un intergruppo parlamentare di nome Provita Famiglia Libertà, in cui appunto le idee delle associazioni pro-life si intrecciano e si sovrappongono con quelle proposte da queste figure istituzionali comunque. E io evidenzio questi legami politici per dare in qualche modo il giusto peso a queste organizzazioni che promuovono delle idee retrograde e oppressive, che sono portate avanti da appunto ex ministri e deputati. Quindi per dire che il diritto all'aborto non è stata una vittoria del 78 che rimane lì, ma è una questione che deve essere portata avanti perché è costantemente attaccata, e quindi la lotta non è finita per questo diritto. Queste associazioni sono in contatto tra di loro
e si sostengono anche finanziariamente, spesso con denaro sporco. Non potrò entrare in questo, nello specifico in questo discorso, però vorrei accennare al fatto che Luca Volonté, fondatore di Nove Terre, che è un'altra organizzazione pro-life, è stato condannato per corruzione perché distribuiva denaro illecito proveniente dalla Russia e dall'Azerbaigian in diverse associazioni pro-life, nella propria, in Provita e Citizen Go, che è l'associazione spagnola. E nonostante però questo sostenersi, questa forte propaganda, questa presenza aggressiva che invia appunto il loro messaggio, la loro ideologia, tra i giovani questi manifesti non hanno l'effetto sperato, in effetti, perché la tendenza ad una libertà di scelta sul proprio corpo, e, ma anche sessuale, tra i giovani è molto più diffusa, e questi messaggi al massimo generano sdegno. Concludo dicendo che la figura della donna proposta da queste organizzazioni è cioè designata come madre, per essere madre e per natura portata alla cura della famiglia, è un'immagine che viene comunque perpetrata dal sistema capitalistico, e perché l'istituzione della famiglia patriarcale tiene la donna in uno stato di sottomissione e la rende, come abbiamo visto anche ieri, una parte più sfruttata e sacrificabile della classe lavoratrice. Per questo è importante inserire la battaglia per la liberazione femminile nella battaglia contro il capitalismo, per arrivare ad una società realmente fondata su uguaglianza sociale, ma anche di genere. E concludo. Grazie Eva. Abbiamo molti interventi, per cui chiedo a chi interviene di stare nei tempi. Adesso c'è Federico Giugno e dopo si prepara Lucia. Purtroppo devo chiudere appunto la lista degli interventi perché abbiamo già molti compagni segnati per intervenire. Vado? Sì. Allora, buongiorno compagni. Niente, io mi sono trovato a fare una volta una relazione sui fatti che sono successi in Polonia sul diritto all'aborto, che prima sulle limitazioni al diritto ad abortire, che sono state fatte passare, diciamo, per vie traverse, non dal potere legislativo, dal Parlamento, ma con giochi di potere tramite l'azione della magistratura. E mi sono interrogato sul perché i reazionari di ogni categoria, i conservatori, abbiano sempre come loro slogan, come loro cavallo di battaglia, dalla Chiesa, i fascisti, la destra in generale, delle posizioni antiabortiste. Cioè, perché a loro gli sta tanto a cuore il fatto che le donne non possono abortire? E perché anche avversi all'educazione sessuale nelle scuole, sono avversi alla contraccezione, sono contro i sessualmente diversi. E io penso che le spiegazioni, degli indizi per capire questo, ce le diano anche le loro spiegazioni, le loro giustificazioni. Loro dicono: noi siamo per la vita, e poi aggiungono: noi siamo per la famiglia tradizionale, per preservare la sacralità dell'unione. Adesso io penso che il discorso dell'essere noi siamo per la vita sia un discorso puramente propagandistico, uno slogan, perché non si capirebbe chi è che è a favore della morte. Ma penso che invece il discorso sulla famiglia e sul preservare la sacralità delle unioni tradizionali sia la chiave per comprendere il ragionamento che c'è dietro le posizioni antiabortiste. Io penso che il discorso sulla famiglia e sulla famiglia tradizionale, appunto, quindi anche contro l'aborto, sia un programma, un manifesto per un certo tipo di organizzazione sociale e soprattutto per il mantenimento dello status quo. E secondo me questo mantenimento dello status quo passa attraverso
la repressione sessuale, soprattutto delle donne e dei giovani. Perché dico questo? E perché la questione dell'aborto racchiude in sé questa capacità di mantenere la società per come adesso, per mantenere lo status quo. Allora, bisogna considerare, come è stato detto, che la donna è la titolare nella società della funzione riproduttiva. L'utero ce l'hanno le donne, i bambini li partoriscono le donne. Quindi negare a una donna di poter abortire significa, in sostanza, toglierle il potere, la gestione, toglierle la libertà sul suo corpo e su quella che è la sua funzione di donna. Sostanzialmente negare l'aborto, secondo me, significa dire: sul tuo grembo non comandi tu, sul tuo grembo comanda qualcun altro, il legislatore, comanda la Chiesa, ma tu non hai voce in capitolo. E questo ha delle conseguenze, e sono conseguenze di ordine sociale e psicologico. In che senso sociale? Negare l'aborto significa creare le condizioni affinché una donna, nel momento in cui ha un rapporto sessuale e rimane incinta, davanti a lei si materializzano solo due possibilità, solo cioè una possibilità che poi si fa di due sfaccettature, quella di essere moglie e quella di essere mamma per portare avanti la gravidanza e poi poterlo mantenere il bambino. Quindi una donna che è costretta a tenere il bambino poi sarà costretta anche a mantenerlo, e in una condizione in cui per le donne l'accesso al lavoro è più difficile, in una condizione di disoccupazione, quindi in assenza di libertà economica, il matrimonio diventa una via obbligata per non morire di fame lei e il bambino. Così un'enorme massa di donne sarà costretta ad occuparsi del focolare, e quindi si rafforzerà quella che è la famiglia tradizionale, con il suo portato di repressione e di lavoro domestico non retribuito. E quindi negare la possibilità di aborto significa ricacciare la donna nel focolare e espungerla nuovamente dalla società. E questo per rafforzare la famiglia come unità, la famiglia nucleare come unità di base del sistema capitalista, la famiglia nucleare come l'ideale di famiglia sviluppato dalla borghesia e dalla società borghese. E poi negare l'aborto, comunque avere delle posizioni sessuofobiche, anche per quanto riguarda la contraccezione o l'educazione sessuale nelle scuole, ha delle ricadute psicologiche sugli individui. Significa, queste posizioni sessuofobiche, significa negare alle persone la possibilità di una sessualità piena, gioiosa, che dia soddisfazione. E quindi lo sviluppo dei sensi di colpa, l'incapacità di sviluppare relazioni sessuali, diciamo, soddisfacenti e libere. E quindi io mi riaggancio alle parole di William Reich, che è uno psicanalista di impostazione marxista, e quindi io penso che le posizioni antiabortiste, come le posizioni anti-educazione sessuale nelle scuole, vadano spiegate in questa maniera. Perché la repressione dei bisogni sessuali provoca un indebolimento generale delle funzioni intellettuali ed emozionali, in particolare crea individui senza indipendenza, né volontà, né spirito critico. Una donna che ha un rapporto sessuale e si trova a non poter abortire, porta con sé il marchio della donna infedele, della donna dei facili costumi, e molto probabilmente avrà paura di manifestare in maniera piena e consapevole la sua sessualità, e quindi si crea quella condizione psicologica che Reich dice del vassallo. Quindi si creano le condizioni psicologiche per fare della donna l'ideale di donna che c'è adesso, la donna sottomessa, la donna che fa soltanto delle pulizie, la donna che non ha
dei desideri sessuali. E tutto questo serve a rafforzare la famiglia come unità centrale di base della società capitalista. Noi vogliamo abbattere il capitalismo e quindi dobbiamo avere il coraggio anche di dire noi vogliamo abbattere anche la famiglia nucleare per come si è formata con l'avvento del capitalismo. Per noi non siamo per la difesa della famiglia, noi siamo per la difesa delle libertà umane e per la difesa delle libertà umane. E quindi per noi andare contro la famiglia significa andare contro il capitalismo, andare contro la famiglia significa andare contro quel luogo in cui la donna è asservita all'uomo e in cui il suo lavoro non è riconosciuto, perché non è retribuito, perché non è lavoro sociale. E quindi per noi il diritto all'aborto si accompagna al diritto al lavoro, il diritto all'istruzione, cioè si accompagna a tutti quei diritti che possano dare la libertà alle donne, agli uomini, di sviluppare se stessi in condizioni sociali più libere, quelle che mancano nella nostra società. Grazie Federico, adesso lascio la parola a Lucia Irpice e dopo di lei c'è Noemi Giardiello. Mi vedete, mi sentite? Sì, sì. Ok, allora, penso e credo che ci sia un filo conduttore, un filo rosso che unisce le questioni che abbiamo affrontato in questi giorni, e che parte da Engels e dalla sua analisi rispetto alla famiglia e allo Stato. Cito dall'origine della famiglia: la moderna famiglia singola è fondata sulla schiavitù domestica della donna aperta o mascherata. Al giorno d'oggi l'uomo, nella grande maggioranza dei casi, deve essere colui che guadagna, che alimenta la famiglia, il che gli dà una posizione di comando che non ha bisogno di alcun privilegio giuridico straordinario. L'eliminazione dell'emancipazione della donna ha come prima condizione preliminare la reintroduzione dell'intero sesso femminile nella pubblica industria, e che ciò richiede a sua volta l'eliminazione della famiglia monogamica in quanto unità economica della società. Io penso che l'oppressione delle donne oggi si manifesta in modi molto diversi. Altri interventi prima di me l'hanno detto, grazie nella relazione anche. Credo però che tra quelli sicuramente più brutali c'è la violenza sulle donne, o il cosiddetto femminicidio, inteso ormai come fenomeno strutturale, visto che stiamo parlando di una definizione, di un nome ben definito. Il capitalismo vive oggi, anche di questo abbiamo discusso, una delle crisi più profonde. Il declino di questo sistema non ma anche nei diversi settori della società. E la situazione delle donne è il riflesso della struttura di questo sistema irrazionalmente stratificato. In tutto il mondo una delle prime cause di morte per le donne tra i 16 e i 14 anni è il femminicidio o l'omicidio, compiuto tendenzialmente da persone conosciute, in particolare mariti, compagni, partner o ex partner. E l'Italia da questo punto di vista non fa eccezione. Il femminicidio è la più grave di una serie di violenze che le donne subiscono durante la loro esistenza. Secondo alcuni dati dell'Istat, nel paese una donna su tre ha subito una qualche forma di violenza nella sua vita, specialmente in famiglia. Aggiungiamo a questo che il 62,4% dei casi ci sono figli in cui hanno assistito ad uno o più casi di violenza, cioè del padre rispetto alla madre. E questo ha un peso nella loro crescita e anche nei rapporti che loro hanno poi in futuro. Le bambine che hanno assistito alla violenza contro la madre da parte del padre sono più frequentemente vittime di violenze da adulte. Parliamo del 58,5% contro il 29,6%. Così come un terzo degli uomini violenti ha assistito o ha subito violenze da bambino. Sempre secondo l'Istat però solo il 12% delle violenze viene denunciato. Spesso molte delle donne hanno difficoltà ad ammettere di aver subito violenza, soprattutto da persone che conoscono. Viene uccisa una donna ogni due giorni, e nel solo 2020, e questo poi si ricollega alla questione che stiamo vivendo, cioè all'emergenza sanitaria, solo nel 2020 le richieste di aiuto per la violenza domestica ai centri antiviolenza sono aumentate del 74,5%. In una situazione già complicata, la pandemia, l'isolamento sociale, la convivenza forzata ha aggravato ancora di più.
le condizioni di alcune donne che ormai non vedono e non possono più vedere nella famiglia e nella casa il luogo sicuro, anzi per molte di queste diviene un vero e proprio luogo di morte. Le diverse condizioni materiali in cui in realtà queste violenze avvengono fanno la differenza. Anche qui la differenza, come abbiamo detto e affrontato in alcuni negli altri punti, la differenza è di classe ed è determinante. Le differenze economiche o le differenze sociali, la perdita del lavoro, soprattutto nelle famiglie monoreddito, sono in realtà quei casi che accentuano i conflitti latenti e di conseguenza anche la violenza domestica. I dati che leggiamo rispetto alle denunce o rispetto alle violenze che le donne subiscono sono il riflesso di una società in cui vediamo palesemente che la disuguaglianza le fa da padrona e in cui la distinzione della differenza di classe è la questione fondante. Trotsky, negli scritti sulla questione femminile, scrive: cambiare la situazione delle donne alla radice non sarà possibile fino a quando non cambieranno tutte le condizioni della vita sociale e della vita domestica. Proprio perché al centro di tutta questa oppressione e della violenza come suo atto estremo c'è il sistema capitalista e il patriarcato. Un sistema violento che utilizza in realtà le donne e la famiglia per mantenere le proprie basi e per rendere le donne delle vere e proprie proprietà private degli uomini. Il sistema capitalista assegna dei ruoli fissi al fine di garantire il mantenimento e la riproduzione di se stesso. Alle donne è assegnato, lo dicevano anche altre compagne prima di me, nel campo sociale il ruolo riproduttivo e nel campo lavorativo, ne abbiamo discusso ieri, ci sono dati che si sprecano rispetto alle disparità tra uomini e donne anche a parità di salario. E in momenti difficili come quello della crisi economica, in più come quello di un'emergenza sanitaria, sono i settori che occupano il gradino più basso dell'ordine sociale, quelli che pagano le maggiori conseguenze, e tra questi ci sono le donne. In molti paesi del mondo si sono sviluppati e sono nati dei veri e propri movimenti imponenti di migliaia di donne contro la questione della violenza. A partire dall'America Latina, da cui nasce la data del 25 novembre, che lo ricordiamo, è la data nazionale mondiale contro la violenza, in memoria dell'omicidio delle tre attiviste politiche sorelle Mirabal, uccise dagli agenti del dittatore Trujillo della Repubblica Dominicana. Le donne scendono in piazza contro omicidi, contro stupri, contro violenze, al grido di Ni Una Menos. Tutto questo parte dall'Argentina per l'omicidio di una 14enne, Chiara Paes, che viene uccisa dal proprio fidanzato perché incinta e viene sepolta da lui. E va sottolineato che in molti di questi paesi, ma non solo in America Latina, il Cile insegna da questo punto di vista, la violenza sessuale viene sistematicamente utilizzata dalle forze dello Stato per intimidire e per terrorizzare molte delle attiviste e dei militanti di questi movimenti. Movimenti antisistema che vedono nello Stato e nelle sue istituzioni il nemico principale, proprio perché la violenza sulle donne non è una questione individuale, ma è una questione sociale di sistema e come tale va combattuta. Arriviamo in Europa a una delle sentenze più eclatanti, credo, del 2018, il caso Manada, il caso della Manada in Spagna, dove gli imputati vengono in realtà assolti dall'accusa di aggressione sessuale perché vengono condannati solo a 9 anni per abusi sessuali, ma non per violenze di intimidazione. C'era stato in realtà un caso di violenza, intimidazione e stupro nel 2016, 2 anni prima, durante una festa in Spagna. La sentenza scandalosa in realtà scatena all'interno delle città spagnole, della maggior parte delle città spagnole, Pamplona, Madrid, Barcellona, Siviglia, delle vere e proprie manifestazioni spontanee. Ci sono dei veri e propri presidi, migliaia di persone che scendono in piazza contro questa violenza. La Spagna dal 2020 ha una nuova legge rispetto ai reati sessuali, proprio per le pressioni subite da questo movimento. Mi avvio alle conclusioni dicendo che lo Stato è completamente inefficace nell'affrontare la violenza sulle donne, anzi, come spesso detto, le istituzioni alimentano questa violenza. Anche per questo noi abbiamo criticato fortemente la dirigenza di Non Una di Meno, che nel 2017, nel pieno del movimento contro la violenza in Italia, si è arresa e ha preferito chinare il capo e contrattare con il governo un piano femminista contro la violenza piuttosto che far crescere e radicalizzare ancora di più quel movimento che si era sviluppato per mettere in discussione non solo il governo stesso ma anche il sistema stesso. Le leggi che sono state approvate, compresa la Convenzione di Istanbul, in realtà non hanno cambiato radicalmente la questione, anche perché per cambiare radicalmente servirebbe un investimento massiccio rispetto alle risorse pubbliche
da investire in strutture come queste, cioè in strutture come centri antiviolenza, ma anche come consultori, come parlavano prima le compagne. Secondo la Convenzione di Istanbul ci dovrebbero essere 10.000, un centro antiviolenza ogni 10.000 abitanti. In Italia ne sono attivi 338, cioè pari allo 0,05 di centri per ogni 10.000, per ogni 10.000 abitanti. Concludo dicendo che senza tralasciare che le donne che subiscono violenza in realtà mancano spesso di un sostegno psicologico, affrontano l'incertezza delle loro condizioni di vita da sole, senza una casa propria, magari senza un'indipendenza economica e anche sopraffatto dal destino dei loro figli. E quello che lo Stato dovrebbe fare in realtà è dare ad ogni vittima di abusi la possibilità di avere un'indipendenza economica o con un sostegno o con un lavoro decente e di avere una casa e preoccuparsi anche dei figli a carico. E l'aggressore, oltre ad essere allontanato dall'ambiente familiare, deve essere curato in centri di riabilitazione psicologica con dei professionisti competenti. Chiudo riprendendo una frase di Marx ed Engels: il grado di emancipazione delle donne è la misura naturale dell'emancipazione generale, e se così è, io penso che noi pensiamo che sia così, la soluzione va pensata non individualmente ma collettivamente, proprio perché la lotta per l'emancipazione delle donne e delle lavoratrici è in gran parte lotta integrante per la liberazione dell'umanità da uno stato di oppressione che il sistema capitalista alimenta quotidianamente. Grazie. Grazie anche a Lucia. Adesso la parola ce l'ha Noemi dalla sezione di Milano e si prepara Silvia. Okay, ciao a tutti. Allora, ieri abbiamo parlato dell'oppressione femminile che nasce con la società di classe. Tuttavia è della condizione della donna nel capitalismo che mi vorrei soffermare. La cosiddetta rivoluzione industriale ha portato un allungamento delle ore lavorative delle classi subalterne che non si era mai vista nella storia, e una condizione della donna che nella prima fase del capitalismo è arretrata a livelli spaventosi. Questo avviene perché il capitalismo ha separato completamente l'ambito della produzione dall'ambito domestico. Rispetto alle epoche precedenti, la donna è totalmente sacrificata dal sistema capitalista che nella sua prima fase la vedeva occuparsi esclusivamente della casa per poter permettere lo sfruttamento selvaggio dell'operaio che aveva giornate lavorative che potevano durare dalle 14 alle 16 ore e per poter compiere tutti quegli aspetti legati alla produzione della futura classe lavoratrice, quindi dei figli. Per cui, se è vero che l'oppressione femminile comincia con la società di classe, è anche vero che questa oppressione raggiunge dei livelli di alienazione, di sofferenza e di sottomissione senza precedenti nel capitalismo. Questa analisi, all'interno del movimento operaio dei primi anni, venne compresa da pochi socialisti, sicuramente da Marx, da Engels e da Bebel, che, come si è detto ieri, erano favorevoli alla proletarizzazione femminile, seppur a certe condizioni, per garantire comunque alle donne una vita di qualità. Ma la maggior parte del movimento operaio, ad esempio Proudhon, era ferocemente contrario a questo. L'idea in voga nella Seconda Internazionale era che le donne non dovevano lavorare e non dovevano votare, in quanto erano arretrate e facilmente influenzabili dalla Chiesa. Venivano viste proprio come un freno allo sviluppo del movimento operaio ed è stato grazie al contributo di grandi comuniste e grandi comunisti che se queste posizioni si sono combattute, e in particolare è stato grazie alla vittoria della rivoluzione russa. Nel 1917 in Russia, grazie alla rivoluzione, le donne ottengono il diritto di voto e fu il primo paese al mondo dopo la Nuova Zelanda in cui questo avvenne. E anche la prima ministra donna al mondo è russa, la Kollontai, ed è stato grazie a rivoluzionari come Krupskaya e altre che si è costituito un nuovo sistema educativo. Le donne hanno conquistato il diritto all'aborto e al divorzio circa 60 anni prima di quanto si è visto in paesi capitalisti avanzati come l'Italia, e anche il diritto all'accesso all'istruzione ad ogni livello. Questo in un paese come la Russia, che era arretrato, in piena guerra civile e sottoposto a grandissime oppressioni.
E questo dimostra fino a che punto la condizione femminile è avanzata solo con l'avanzata del movimento operaio. E dimostra anche come la questione femminile non sia per i comunisti un argomento di secondo ordine, ma anzi è un argomento centrale ed è fondamentale. Non è un caso che, come si ricordava anche prima, in Italia le grandi conquiste dall'istruzione pubblica di massa al servizio sanitario nazionale, al diritto al divorzio e di aborto, siano state successive all'autunno caldo. Noi ci opponiamo al separatismo perché senza l'unità di classe la nostra condizione non può che arretrare. E la storia del movimento che ci insegna questo. O avanziamo insieme o verremo sempre schiacciati e divisi dal capitale. La proletarizzazione femminile nel XX secolo è stata concepita dal capitalismo come una proletarizzazione ausiliaria, una sorta di esercito di riserva, e infatti non a caso le donne hanno iniziato a lavorare a condizioni inferiori su lavori che erano una sorta di prolungamento di quello domestico, e infatti le donne diventavano soprattutto tessili o infermiere. E solo quando ci fu il boom negli anni 60 iniziò a esserci una proletarizzazione femminile più ad ampio raggio. Ma, come vediamo, il capitalismo mantiene precarie le donne, non socializza il lavoro domestico, le rende quindi schiave del doppio turno e allo stesso tempo costringe gli uomini a giornate sempre più lunghe per mantenere il nucleo familiare. Ovviamente così facendo si crea il fatto che si scarica ancora di più il peso della casa sulla donna. E la pandemia ha portato all'estremo queste condizioni. Il sessismo è uno strumento in più usato dal capitale e dalla Chiesa per tenerci schiavizzate, per dividere il movimento, così come lo è anche il razzismo e anche l'omofobia. E anche se questa proletarizzazione della donna non produce da sola di per sé l'emancipazione in questo sistema, però questa ha portato le donne in prima linea nella lotta, e non è un caso che la rivoluzione russa sia cominciata l'8 marzo con uno sciopero partito proprio dalle donne delle fabbriche tessili. E appunto che non è un caso che ci siano state grandi rivoluzionarie come Rosa Luxemburg e Clara Zetkin che si siano battute per rivendicare appunto per delle rivendicazioni specifiche rivolte alle proletarie, alle donne. Tutto questo però è un libro chiuso per quelle femministe piccolo borghesi, come ad esempio Carla Lonzi, che ha scritto il libro Sputiamo su Hegel, che è stato già citato ieri, che è un manifesto che concentra in poche pagine un odio profondo contro qualunque idea che anche lontanamente parta dal conflitto di classe per affrontare e risolvere il problema dell'oppressione della donna. Carla Lonzi usa la degenerazione stalinista che provocò un grande arretramento negli anni 30 rispetto alle conquiste dei primi anni della rivoluzione per dire che il socialismo non ha affatto liberato la donna. Ed è vero che non ha liberato la donna in URSS, dove però non c'era il socialismo, ma c'era una burocrazia che si era impossessata del potere sottraendolo alla classe lavoratrice. Quindi Carla Lonzi non ha dimostrato assolutamente nulla, ha semplicemente affermato, partendo da un punto di vista certamente piccolo borghese, che lo scontro principale era quello tra i sessi e non quello di classe. Ma la nostra condizione di vita da giovani e figlie di proletari è completamente diversa da quella che può avere Carla Lonzi, che per suo volere si faceva mantenere dal marito architetto nella sua villa lussuosa. Come si diceva anche ieri, abbiamo molto di più in comune con il nostro compagno lavoratore che tutti i giorni è a fianco a noi, piuttosto che con donne come la Meloni o Kamala Harris. Sappiamo fin troppo bene che le rivendicazioni legate alla difesa della 194, contro gli obiettivi di coscienza, alla libertà sessuale e al diritto di decidere sui nostri corpi sotto ogni forma, di discriminazione, di sessismo e omofobia non possono essere rivendicazioni separate da quelle di classe. Così come rivendicazioni democratiche e civili per le quali ci battiamo in prima linea ogni giorno,
come la socializzazione del lavoro domestico, che implica per forza di cose investimenti nel welfare, o la riduzione dell'orario di lavoro, o l'aumento dei salari, o l'abolizione del lavoro nei weekend, o del lavoro notturno. Ed è il capitalismo che induce ad avere delle donne più povere, delle donne più precarie, più sfruttate, oppresse, e noi non dobbiamo mai perdere di vista chi è invece il nostro vero nemico. Ciò che conta è che Bebel ed Engels hanno dato una spiegazione non biologica, non psicologica della nostra oppressione, ma l'hanno legata ad aspetti strutturali, materiali, legati ad una società che dobbiamo combattere. Noi crediamo nella rivoluzione e leghiamo a questo obiettivo strategico anche la liberazione di genere e un cambiamento più generale dei rapporti umani tra i sessi, che siano basati sul rispetto e sull'amore e non sulla coercizione come vorrebbero padroni, preti o reazionari, che appunto ci parlano di famiglie tradizionali, di manifesti pro vita che appunto sono veramente orribili. E appunto questi elementi che costruiscono delle carriere politiche sui nostri corpi. Ok, ho finito. Grazie Noemi, adesso c'è Silvia Forcelloni da Roma e si prepara Mario Iavazzi. Buongiorno a tutti compagni, volevo fare delle osservazioni per quanto riguarda il rapporto che si è sviluppato principalmente negli anni 70 tra il movimento femminista e la classe lavoratrice. Già Noemi accennava a questo, ma anche una compagna ieri, perché in particolare per capire questo rapporto dovremo analizzare il manifesto di Rivolta Femminile, che è stato scritto da Carla Lonzi e che apparse sui muri di Roma nell'estate del 70, ma anche lo scritto Spudiamo su Hegel, che dimostra come ci sia rifiuto da parte di alcune femministe nel mettere al centro della lotta la classe lavoratrice come strumento di liberazione della donna. Rivolta femminista fu uno dei primi gruppi di sole donne femministe italiane, che nacque a Roma nel 70 proprio dall'incontro di Carla Lonzi con Carla Accardi e Elvira Banotti. La Lonzi, una sua celebre frase, disse: mi preoccupa che le femministe in Italia pensino più alla lotta di classe che alla propria oppressione. E discutiamo su Hegel, partendo da una critica a Hegel che vedeva la donna come passiva per natura, si passa anche a criticare il marxismo, perché secondo la Lonzi sarebbe moralista e autoritario, in quanto per esempio non rivendica la libertà sessuale delle donne. Ma questo nel senso che Marx ed Engels non pensavano che le donne e gli uomini dovessero avere rapporti sessuali come gli animali, la pari degli animali, perché pensare questo significherebbe negare tutte quelle stratificazioni culturali che gli esseri umani hanno sviluppato nei secoli. Poi anche il manifesto di Rivolta Femminile si sviluppa in una serie di affermazioni, ve ne cito soltanto alcune per farvi capire, da la donna non va definita in rapporto all'uomo perché la donna è altro rispetto all'uomo, e l'uguaglianza è un tentativo ideologico per asservire la donna, secondo loro. Dicono anche che nel matrimonio la donna perde il suo cognome, la sua identità, perché il matrimonio consiste in un passaggio di proprietà dal padre al marito. E in generale loro dicono di essere contro il matrimonio, contro il divorzio, che non sarebbe altro che un innesto di matrimonio da cui l'istituzione stessa del matrimonio esce rafforzata. Sia il diritto al divorzio e all'aborto vengono considerati a loro come concessioni che rafforzano l'oppressione femminile. Rifiutano anche il concetto di organizzazione, per esempio, perché autoritario è maschile. La soluzione, secondo loro, sarebbe quella di mettere in pratica delle azioni eclatanti in cui le donne prenderebbero coscienza di sé, e questa presa di coscienza di sé sia attraverso l'autocoscienza, che per loro significa l'azzeramento della cultura, perché la cultura è maschile, la separatezza e il partire da sé. Questo nel senso che le donne dovrebbero confrontarsi in piccoli gruppi di sole donne, autonomamente,
dovrebbero riutilizzare la cultura perché è maschile e esclude le donne, e partendo poi dalla propria esperienza di vita, le donne dovrebbero trovare una divisione con le altre, senza però avere nessuna impostazione di sorta. Questa è la descrizione di un'attitudine che poi verrà detta separatista, per cui le donne dovrebbero dibattere e lottare da sole senza gli uomini. Per quanto magari al tempo potesse anche potessero sembrare radicali queste affermazioni, in realtà denotano una visione reazionaria, perché fanno arretrare su un campo dell'esperienza individuale e rifiutano quello che invece noi pensiamo di una crescita possibile grazie a un prendere coscienza, grazie alle lotte anche con gli uomini, nei movimenti di massa. Quelle della Lonzi comunque erano, che vi ho descritto, concezioni estremiste, ma che ci fanno capire quali sono le posizioni che in generale hanno spaccato il movimento femminile. Questo sarà ancora più chiaro nel maggio del 77, a Parigi vi fu infatti, si provò, ma ciò non fu possibile, di formare un'internazionale femminista, proprio perché c'era un contrasto insuperabile tra quelli che volevano collegare il femminismo al movimento operaio e coloro che invece rifiutavano questa unione. Anche l'Unione delle Donne Italiane arriverà nel 78 a delle concezioni separatiste, come prima vi ho descritto, ma dobbiamo considerare che tanto il sentimento antimarxista delle femministe era causato da una parte dall'incomprensione della teoria marxista, ma dall'altra anche dalla difficoltà di interpretare la degenerazione sovietica, per cui la liberazione della donna in Unione Sovietica non si era realizzata appieno e persisteva una rigida struttura familiare. Ciò veniva considerata da loro come una prova inappellabile del fallimento del marxismo in questo campo. Ma dobbiamo anche considerare che l'organizzazione del movimento operaio, anche se a parole davano importanza alla questione femminile, avevano però al loro interno delle sacche di reticenza, potremmo dire, riguardo l'importanza della stessa lotta. Prima di tutto in Italia il PCI, che a parole sosteneva la lotta per l'emancipazione della donna, ma rimaneva in sostanza un partito stalinista che non desiderava un radicale cambiamento della società o la rivoluzione, ma era anzi spaventato dalle lotte dei lavoratori di quegli anni, perché aveva già imboccato la via italiana al socialismo, cioè la via di una lenta transizione parlamentare. Era poi impegnato anche negli anni 70 nella costruzione del compromesso storico con la Democrazia Cristiana, come altri hanno già detto, e davanti a questa si cercava di avere un'immagine responsabile. Il PCI manteneva anche posizioni bigotte per non spaventare quegli elettori di fede cristiana che anche votavano per il PCI. Comunque in generale la propaganda femminista ha influenzato lo spirito di ribellione delle donne che si vide nei cortei per il diritto all'aborto, ma anche nel movimento dell'occupazione delle case che coinvolse tante lavoratrici del sud Italia immigrate al nord, ma la propaganda femminista allontanò anche diverse donne dal movimento operaio, diversamente poi da quanto tante femministe rivendicano, le vittorie di quegli anni non furono ottenute soltanto grazie al mondo femminista, ma in realtà grazie al sostegno del movimento operaio in tutte quelle lotte. Infatti dobbiamo considerare anche che a cavallo degli anni 60 era già aumentata notevolmente l'occupazione femminile, le donne avevano iniziato ad organizzarsi nei sindacati e l'inserimento delle donne nel mondo del lavoro aveva prodotto anche una rapida diffusione e maturazione della coscienza politica di queste. C'era maggiore consapevolezza delle contraddizioni e delle esigenze che emergevano nella condizione femminile particolare. Il lavoro in fabbrica, ma anche negli uffici, era stata per le donne una porta sul mondo rispetto alla ristretta prospettiva solo privata che potevano avere in casa come casalinghe. Alla fine degli anni 60 poi in generale esplosero contraddizioni profonde in tutta la società italiana che fecero introdurre delle riflessioni, scoppiò anche un'insoddisfazione diffusa. Il movimento di protesta e lotta era sempre più frequente e vasto, perché le proteste nascevano magari da problemi particolari e immediati per le persone, ma si allargavano presto e si approfondivano in contestazioni più generali e radicali.
Con il 68 poi scoppiarono le contestazioni studentesche che sollecitarono ulteriori discussioni e accesero, diciamo, un po' la miccia delle lotte operaie. E in questo periodo migliorarono anche i rapporti tra le operaie, i sindacati, la partecipazione femminile era sempre maggiore, ma anche più consapevole e attiva. Ricordiamo, per esempio, nel 68 uno sciopero durissimo che portarono avanti delle lavoratrici contro l'aumento dei ritmi di lavoro, parlo degli operai della Marzotto di Valdagno, che abbatterono anche la statua del Conte Marzotto. A queste azioni seguirono decine di arresti. Ma in generale anche la questione della scuola pubblica, già citata, della casa, dell'assistenza sociale, ci fu una maturazione in generale della coscienza di fronte a problemi che colpivano in particolare le donne, e soprattutto nelle città del nord, dove erano sorti i quartieri operai, dove si costituivano comitati di quartiere, venivano promosse manifestazioni di massa. L'Unione delle Donne Italiane aveva iniziato anche una grande lotta unitaria di massa per rivendicazioni sociali che ho prima citato, come la scuola per l'infanzia, lotta che interessò migliaia di donne per conquistare gli asili nido, ma si discusse nel movimento anche ampiamente in generale dell'emancipazione femminile, della necessità di una riforma del diritto di famiglia e anche del divorzio. La battaglia dell'Udi contribuirono ovviamente anche questi gruppi femministi che ho citato, e le proteste divennero comunque di massa. Prima il divorzio, che venne approvato negli anni nel 70, a cui seguì il referendum, prima fece iniziare un approfondito dibattito nella città italiana e portò poi alla snora sconfitta dei cattolici con un 59% dei voti contrari all'abrogazione della legge, ma poi ancora nel 74 migliaia di donne scendono in piazza per la riforma del diritto di famiglia che è approvata nel 75. Nel 73 il nono congresso delle donne italiane si occupò ampiamente dell'aborto, di cui ho parlato grazie a prima ampiamente. Ci fu una vasta consultazione nel movimento, ma anche campagne informative contro l'aborto clandestino e centinaia di iniziative per accrescere la mobilitazione pro-aborto. Già sono state citate anche il dicembre, in piazza furono in 20.000 per l'aborto libero e gratuito nel 73, ma anche quella manifestazione unitaria che portò in piazza 50.000 donne nel 76, in cui gli uomini sfilavano i lati, ma arrivavano anche a provazione dai balconi delle vie romane. Ci fu anche un'altra manifestazione nel novembre in cui tantissime giovanissime scesero in piazza, anche giovanissime non legate al movimento femminista in particolare. Poi nel 78 venne approvata la legge 94, ma possiamo dire che in generale in questi 10 anni che ho cercato di descrivervi brevemente, il movimento femminile diventò un vasto modo sociale. Quindi quei ristretti gruppi femministi separatisti si erano comunque dovuti coordinare con il movimento più ampio, con gruppi femminili di vari partiti. E nonostante queste vittorie, come i compagni hanno descritto, c'è ancora in realtà molto da fare con i dati che riportavano, ma senza i lavoratori, che sono il motore della società, nessuna luce si accende, nessuna ruota gira, che i lavoratori hanno anche la capacità di impattare principalmente sulla produzione con lo sciopero, e hanno potere di danneggiare questo sistema. Per questo le donne e gli uomini insieme dovrebbero lottare per l'emancipazione della donna, che comunque significa lottare per la liberazione della metà del genere umano, e ciò si può ottenere soltanto abbattendo questo sistema, perché il separatismo nella storia non ha mai pagato, solo l'unità delle lotte ha portato nella storia alla vittoria. E forse ho preso troppo tempo, quindi vado a chiudere. Dicevo, soltanto con la lotta unita di uomini e donne si potrebbero raggiungere questi risultati, e questo è un concetto che fu efficacemente riassunto da Camilla Ravera in un famoso slogan che facciamo nostro, che quello che dice che la donna libera dall'uomo e tutte e due liberi dal capitale nella lotta comune. Grazie Silvia. Io prima di lasciare la parola a Mario leggo la lista degli interventi, dopo di lui ci sarà Biagio Poliseno, poi Carolina Fonseca, Beatrice Bonalto e Fabrizio Mancini. Purtroppo chiedo ai compagni di stare nei 7 minuti per non accumulare troppo ritardo e provare a finire secondo l'orario stabilito. Vai Mario. Ok. Sì, ho ritenuto utile provare a dare un contributo a questa discussione partendo da un'esperienza di lotta che abbiamo avuto qui a Bologna nella primavera estate del 2014. Un contributo
è un'esperienza che ritengo possa essere utile anche per ragionare rispetto a come sviluppare delle lotte e trarre le lezioni da quell'esperienza. Ora, in quel periodo io ero il responsabile per la funzione pubblica alla CGIL di Bologna del seguito dei lavoratori e delle lavoratrici del Policlinico Sant'Orsola Malpighi. Peraltro, pochi mesi dopo, poi fui trasferito dal Sant'Orsola, ovviamente non per questa questione, però diciamo in quel periodo poi finì la mia esperienza lì. Una lavoratrice iscritta alla CGIL mi pose una questione, e cioè il fatto che un giorno alla settimana l'associazione Pro Life andava davanti la ginecologia del Policlinico alle 7 di mattina. Il giorno ovviamente coincideva con un giorno di visite per donne appunto che andavano a diciamo, chiedere una consulenza rispetto appunto alla possibilità di abortire. Dicevo, si trovavano quel giorno alla settimana in una decina di loro a pregare con croci, striscioni, tutti gli striscioni erano come dire, vergognosi, in alcune anche con la scritta come dire, che ricordavano che stavano assassinando, ovviamente dal loro punto di vista, colpivano psicologicamente appunto le donne che decidevano di fare un atto che in ogni caso comunque lascia il segno e puntavano sui sensi di colpa. E dopo quella, diciamo, richiesta da parte della lavoratrice, preparammo una riunione con un gruppo di ostetriche che comunque erano appunto iscritte alla CGIL e decidemmo di lanciare una campagna prima di volantinaggio e poi di presidi proprio in corrispondenza con questo tipo di iniziativa che faceva questa associazione. Ne facemmo diversi, una ogni settimana, credo che arrivammo a fare anche 5-6 presidi, ebbe una grande eco in città. A quelle iniziative si aggiunsero anche associazioni di donne, devo dire molte anche con un approccio diverso, che non si ponevano l'obiettivo e il problema di estendere ai lavoratori del servizio in generale, ai lavoratori della sanità, questo tipo di iniziativa. Ci fu un dibattito anche tra appunto alcune associazioni che proponevano di fare azioni eclatanti e invece chi come noi appunto sostenevano la necessità di coinvolgere il più possibile queste iniziative e che diciamo fossero in grado di raccogliere le maggiori adesioni possibili rispetto ai lavoratori. Ci furono diverse iniziative che videro un'altissima partecipazione. Mi ricordo una di queste addirittura dove contavamo 70-80 presenti diciamo in contrapposizione a alla decina diciamo coloro che invece erano lì per pregare. Iniziative che si politicizzarono molto, le preghiere non si sentivano più perché erano sovrastate da slogan e canzoni di lotta come Bella Ciao e La Lega. Infatti questa associazione prima si spostò da lì e quindi fondamentalmente non andò più a pregare davanti ginecologia e poi per un certo lasso di tempo smisero di pregare anche in occasione del fatto che comunque si entrò nell'estate. Ora, si aprì un dibattito all'interno dell'ospedale, nel quale peraltro la nostra organizzazione politica, la Tendenza Marxista Internazionale, diede un contributo importante e decisivo. Convocammo come funzione pubblica CGIL un'assemblea a luglio del 2014 all'interno del Sant'Orsola, che vide la presenza di diverse lavoratrici e lavoratori e che aprì una discussione rispetto, per esempio, al tema dell'obiezione di coscienza, su cui mi vorrei concentrare negli ultimi 3 minuti che ho a disposizione. Perché appunto noi ne chiedevamo l'abolizione dell'obiezione, eppure appunto nell'ospedale c'erano diversi professionisti, diversi lavoratori che invece erano obiettori, e non solo tra i medici ginecologi ma anche tra le ostetriche. Emerse appunto quello che spiegava Grazia nella sua relazione, cioè che in molti territori, a volte anche in territori appunto che portano diciamo la nomea di essere progressisti, di fatto ci sono pochi lavoratori non obiettori che sostanzialmente ostacolano le donne a qualora appunto decidessero di praticare l'aborto. E in quel contesto verificammo che anche tra le ostetriche del Sant'Orsola c'era un'alta percentuale di
attori, una percentuale attorno al 50%. Non vi nascondo che si aprì un dibattito anche tra i lavoratori e le lavoratrici ostetriche e diciamo questo portò diciamo anche la posizione di chi invece riteneva che volesse mantenere il diritto a praticare l'obiezione. E questa cosa appunto fu messa in discussione da noi e da appunto le donne che invece spiegavano ricordavano anche il fatto che gli stessi obiettori nel pubblico poi in molti casi praticano gli aborti nel privato. Le ostetriche che non praticano l'obiezione di coscienza ci ricordavano che il grosso della loro attività era sostanzialmente riconducibile proprio alla pratica dell'aborto, perché nel momento in cui sono pochi lavoratori non obiettori, sostanzialmente si concentra su di loro tutto quel tipo di attività che, come potete immaginare, come tutti possiamo immaginare, non è il massimo dell'aspirazione fare solo quello per chi appunto ha raggiunto una professionalità in una specialistica con degli studi importanti che prevede tante altre attività gratificanti e sicuramente anche più gratificanti. E diciamo il non fare gli obiettori sostanzialmente diventava un freno allo sviluppo di carriera per quei lavoratori. E diversi obiettori rappresentavano il fatto appunto che loro erano obiettori proprio perché se diventavano non obiettori, ovviamente era sbagliata come scelta e noi ci battevamo contro questa decisione che metteva in discussione anche l'etica dal nostro punto di vista, però appunto la loro scelta aveva degli effetti in generale sulla loro carriera. Finisco. Questo dimostra quello che diceva Grazia nella relazione, è che non è sufficiente avere due medici o due ostetriche in quel caso che non praticano l'obiezione di coscienza per risolvere il problema, ma è una battaglia che per quanto ci riguarda passa attraverso la difesa della 194, cioè la difesa della 194 passa attraverso la lotta per la cancellazione di questa norma che dà la possibilità di obiettare, e le soluzioni compatibiliste non sono appunto una soluzione. Era proprio stato quello il periodo che ricordava Grazia, in cui nel Lazio era stato promosso un bando di concorso per medici ginecologi non obiettori, che noi appunto salutavamo ovviamente come un piccolo passo, ma che dicevamo non era la soluzione. E finisco, questo è un ulteriore esempio su quanto è importante l'unità di questi movimenti con la classe lavoratrice, perché solo questa permette di mettere in campo una discussione più ampia e che permette appunto di mettere in campo iniziative di lotta che poi sono in grado, seppur in quel caso nel piccolo di Bologna e di un ospedale di Bologna, ma sono in grado di fermare, di mettere in discussione questo tipo di iniziative reazionarie che noi dobbiamo combattere. Grazie Mario, adesso la parola ce l'ha Biagio Poliseno della sezione di Roma e si prepara Carolina Fonseca. Potete un attimo smutare Silvia, perché stiamo seguendo il commento insieme. Ok, mi sentite, mi vedete, tutto a posto? Sì, sì, vai. Perfetto, allora compagni, io sono Biagio Poliseno della sezione di Roma, anche noto come Biggio, e una delle questioni che volevo affrontare oggi è una questione oggettivamente onnipresente quando si discute di femminismo e di questione femminile in genere, ed è il ruolo nelle istituzioni nel perpetuare l'oppressione femminile, e non solo. Si potrebbe parlare quindi dell'istituzione della famiglia, della scuola, del posto di lavoro, e sarebbero tutti contesti giustissimi, rilevanti, in quanto sono tutte le istituzioni della società borghese in cui le oppressioni si possono vedere ma di riflesso. E l'oggetto del mio intervento oggi è proprio sullo Stato, in quanto garante ed esecutore, ma come vedremo più avanti, questi esempi sono facilmente applicabili a tutte le altre istituzioni e le altre realtà borghesi e capitaliste. Il fenomeno di cui per oggi volevo parlare è il cosiddetto omonazionalismo. Questo parolone altisonante è il prodotto di una riflessione di un intellettuale della queer theory, J.K. Puar, sull'avvicinarsi delle idee di estrema destra all'omosessualità. In Italia questo può ancora sembrarci molto strano, ma in altri paesi occidentali ci stanno già dimostrando come questo non solo sia possibile, ma sia di fatto già realtà.
e chiariamo subito che l'omonazionalismo non è un'ideologia, ma appunto è un fenomeno, qualcosa che le destre reazionarie, soprattutto una volta al potere, adottano piuttosto che abbracciano e fanno proprie. E questo nasce dal fatto che le minoranze iniziano a diventare sempre più rilevanti e non possono più essere rilegate, a rifiuti della società. E addirittura molti iniziano ad usare i diritti, appunto, alle minoranze LGBTQ come barometro per la sovranità nazionale e per la democrazia stessa. L'esempio perfetto di questo è proprio la narrativa islamofoba e tutta la lotta alle società non occidentali. Quante volte abbiamo sentito anche qui in Italia questa fantomatica dualità o dicotomia tra i paesi musulmani e quelli occidentali, dove noi trattiamo bene le nostre donne, le emancipiamo, diamo loro tutte le possibilità del mondo, mentre tutte le altre società vedono la donna come sottomessa. E questa narrativa è stata creata ad hoc per avvicinare donne e non solo ad una prospettiva che, per citare Ursula von der Leyen, l'attuale presidentessa del Consiglio dell'Unione Europea, per proteggere l'identità europea, e viene adottata da partiti come il Front National della Le Pen in Francia. Questa narrativa viene facilmente smentita dai fatti. Anche da noi esistono femminicidi, anche da noi una ragazza viene stuprata e le viene chiesto come fosse vestita, e tutta una lunga dischiera di pregiudizi sono vivi tanto nella nostra società quanto in quella musulmana. Questo rende subito palese come tante riforme apparentemente a favore di donne e minoranze siano strumentali per confermare questa narrativa. Infatti quello che realmente caratterizza l'omonazionalismo è il superare le discriminazioni della società senza superare le contraddizioni reali del sistema, ma anzi confermandole. Si cerca di trasformare lo Stato da perpetuare l'oppressione a garante delle minoranze, per evitare che chi fosse vittima del sistema possa iniziare a non vederlo più come una minaccia. Anzi, cerca di far prendere parte a questi gruppi come le donne, i trans, i gay, le lesbiche, di farli prendere parte all'oppressione stessa e parte delle loro istituzioni. E per esempio in molti paesi occidentali come il Regno Unito ci si sta mobilitando per permettere ad esempio alle donne trans di ottenere passaporti con scritto donna, cosa che possono sembrare una vittoria, ma in realtà è sufficiente il confermare all'interno del sistema di stati sovrani nazionali anche questi gruppi, rendendo palese che alcuni diritti non siano validi per tutti e che lo Stato ha il diritto di controllare i suoi confini, di arrestare coloro che non hanno i documenti validi, e soprattutto soltanto queste società occidentali possono permettere effettivamente la soluzione dei problemi. Non c'è nulla di sinistra, di progressista o semplicemente di egualitario in queste risoluzioni, che sono in realtà posizioni del potere, se non l'unico, il fine ultimo di renderci tutti ugualmente strumenti. L'esempio più alto però di omonazionalismo è proprio con l'istituzione più reazionaria e repressiva di tutte, cioè l'esercito. E le capofila di questo sono Israele e a ruota gli Stati Uniti. In questi paesi dove l'esercito ricopre un ruolo centrale della politica, diventa infatti essenziale minimizzare gli attriti con i cittadini. In Israele, dove vige ancora il servizio militare obbligatorio di 36 mesi per gli uomini e di 24 per le donne, dal 93 ha esteso questa possibilità di servire per l'esercito anche a donne e uomini trans. E come si traduce tutto questo? Non nell'uguaglianza, nel superare i pregiudizi, ma semplicemente nel riconoscere che tutti sono ugualmente capaci e necessari per perpetuare i crimini di guerra contro i palestinesi, e le minoranze LGBTQ sono più che benvenute a collaborare. E dal 2017 le forze israeliane hanno addirittura fatto vanto di un primo ufficiale apertamente trans. Questo però non vuol dire la diffusione di idee più progressiste tra i vertici dello Stato e tra le sue istituzioni. E il fenomeno dell'omonazionalismo è anche legato al cosiddetto pink washing, cioè dare un nuovo aspetto simpatizzante nei confronti delle minoranze delle donne ad istituzioni già esistenti, che però non lo sono. E questo può essere dal semplice celebrare il mese del Gay Pride, fino a finanziare campagne culturali o pubblicitarie in cui appaiono elementi appartenenti alle minoranze, o banalmente dare ruoli di rilievo a donne o membri della comunità LGBT. Questo è un fenomeno che abbraccia tantissimi altri argomenti, ma con l'emergere di nuove sensibilità, questo sta abbracciando anche la questione di cui discutiamo oggi. Negli Stati Uniti è stata nominata una sottosegretaria alla sanità, una donna trans, probabilmente in risposta proprio a Trump, che voleva vietare i trans di entrare nell'esercito per poter usufruire l'assicurazione dei militari per fare le operazioni del cambio sesso. La gestione della sanità negli Stati Uniti però è una questione ancora più delicata rispetto a che in Italia, perché lì la sanità non è pubblica e Biden ha già detto di essere contrario ad una sanità universale. Sempre negli Stati Uniti la figura del vicepresidente Kamala Harris è una donna afroamericana, ma quando era procuratrice nel 2009 ha fatto salire il tasso di condanna per reati gravi dal 50 al 76% e le condanne per spaccio di droga crebbero dal 56 al 74%. Anche se lei è una donna afroamericana, quindi, la Harris non rappresenta perfettamente il tipo di integrazione che il capitalismo vuole per noi. Non uniti contro la carneficina di un sistema disuguale e selvaggio, ma tutti i membri attivi dell'ingiustizia, come nel suo notorio sostegno dello Stato israeliano sulla questione palestinese.
La Harris, la nuova sottosegretaria alla sanità, dimostrano che non basta essere donne per rappresentare realmente gli interessi delle donne. Una donna, anche se trans o nera, rappresenterà la borghesia se lei stessa ne fa parte e se sono loro a finanziarmi. Il modo di supportare la lotta delle donne e delle altre minoranze non è più la ricerca della fonte del problema, il mettere in discussione i nostri valori o creare attivamente una relazione tra lotti. Il pinkwashing trasforma il supporto in una scelta economica, consumista e individuale. E questo è come ricade anche su altre figure della società, prima di tutto le grandi aziende e gli imprenditori, a partire dall'italianissima Frida, in realtà gestita dal gruppo Mediaset, che permette di supportare il femminismo condividendo i loro video, comprando la spilletta o la maglietta, o arrivando addirittura all'esempio delle banche inglesi che finanziano il Gay Pride e allo stesso tempo prestano i soldi a governi che dovrebbero minacciare la nostra identità europea perpetrando processi e reati di sodomia. Il paradosso diventa quando, come in altre questioni, se non ti puoi permettere il sostegno economico a una di queste realtà, allora sei tu l'ipocrita. La lotta diventa completamente esterna a questa realtà. Questo è il volto ipocrita del sistema in cui viviamo. Gli stati che ci vogliono uniti soltanto quando si parla di lottare contro il nemico della borghesia nazionale, oggi il terrorismo, i grandi capitali che con la scusa del dover mandare avanti l'impresa fanno la doppia faccia per massimizzare i profitti, e la lotta alla giustizia che diventa una questione personale limitata ad adattare il proprio stile di vita e delle altre scelte etiche, come spiegava bene Silvia Forcelloni. La soluzione resta sempre una sola, lottare contro il sistema. E il mezzo per farlo resta sempre lo stesso, l'idea del marxismo. Soltanto quando tutte le donne, soprattutto le lavoratrici, tutti i membri della comunità LGBTQ saranno nelle condizioni di decidere e avranno realmente la voce in capitolo, quindi quando si decide nella società, solo allora le questioni di genere potranno trovare una soluzione. E come abbiamo già spiegato in questo convegno, e continueremo sempre a ripetere, il potere di decidere sarà reale soltanto quando abbatteremo il sistema della proprietà privata, dello sfruttamento e del privilegio borghese. La nostra risposta alla questione femminile resta comunque una, socialismo o barbarie. Grazie. Grazie. E allora c'è Fabrizio Mancini che aveva chiesto di intervenire, che dovrebbe andare via. Quindi se può, appunto gli do adesso a lui la parola, altrimenti c'è Carolina Fonseca. Ci sei, Fabrizio? Non ti sento. Ecco. Salve, buongiorno a tutti. Mi scuso se sono passato avanti alla compagnia Fonseca, ma si è creato un impegno veramente improvviso e non molto piacevole. Comunque cercherò di essere molto breve, anche perché il mio intervento non era stato programmato da molto tempo in precedenza. Ho cercato di fare una sintesi di tutti gli interventi finora svolti che ho seguito. Innanzitutto vi saluto dalla Rossa Siena, ma non rossa come piacerebbe a me, rossa per ragioni di Covid. E nulla, faccio i complimenti a tutti i compagni che sono intervenuti fino a questo momento, perché ritengo che abbiano svolto un eccellente lavoro. Il tema principale è stato quello dell'unità di lotta, che sfortunatamente negli ultimi tempi viene un po' accantonato. Abbiamo questa tendenza di darci le martellate negli attributi e di dividere le varie lotte che ci accomunano in realtà, e di conseguenza molto spesso il settore femminista, quello dei lavoratori, si scindono facendo soltanto il favore di far avanzare i nostri avversari. Brevemente ho preso degli appunti sul primo intervento della compagna Grazia, che ha evidenziato come sfortunatamente la Chiesa in Italia svolga ancora un ruolo molto molto importante, e aggiungo al potere della Chiesa anche quello degli americani, che controllano alcune regioni come la Sardegna, con il conseguente aumento di tassi di tumore per le armi che li mantengono, e poi naturalmente quello della mafia. Non entro naturalmente in questi settori perché sarebbe una discussione troppo lunga, ma nel settore della Chiesa per quanto riguarda il settore della Chiesa, voglio anche evidenziare come la Chiesa stia massacrando il nostro paese anche per la situazione Covid.
Voglio sottolineare come infatti molte, moltissime strutture proprietà della Chiesa non vengano date in gestione, ad esempio, all'educazione, mentre appunto molti bambini sono e professori, docenti, sono costretti a svolgere lezioni da casa. E faccio un piccolo appunto a Grazia, in quanto ha evidenziato giustamente come in alcuni paesi del nord ci sia l'obbligo di educazione sessuale. È vero, tuttavia in Italia abbiamo anche questa innata passione ad esaltare questi paesi, e tuttavia io mostro sempre anche l'aspetto negativo che inevitabilmente tutti i paesi hanno, come ad esempio in Germania, ma anche nei paesi scandinavi, è possibile evidenziare che le donne nei settori privati percepiscano un salario nettamente inferiore rispetto a quello maschile. Quindi ecco, c'è una disuguaglianza economica che inevitabilmente scaturisce in una disuguaglianza sociale. E il secondo intervento, quella di Massimiliana, se non erro, e appunto anche qui c'è un duro attacco contro la Chiesa americana che interviene, no? negli affari pubblici. E anche qui la correlazione con la scuola è inevitabile. Ricordo semplicemente che in molti stati americani la Chiesa impedisce di far apprendere agli studenti la teoria evoluzionistica darwiniana in favore a quella del creazionismo. Il terzo intervento, sempre di una donna, di Mafalda, la compagna Mafalda, e mi è piaciuto molto perché ha evidenziato come la borghesia attuale tenda ad favorire naturalmente il privato a discapito del pubblico e degli stati più bassi della popolazione. Unico appunto ha anteposto la condizione morale a quella materiale. Io, buon marxista, non posso che anteporre quella materiale a quella morale. L'intervento di Filippo Boni mi è piaciuto molto, anche lui ha fatto un discorso di unità e che inevitabilmente ho apprezzato. Quinto intervento, quello di Eva, che ha basato tutto sul discorso della famiglia tradizionale, anche è stato molto buono. Tuttavia voglio suggerirle di rispondere a chi si fa portavoce di questo pensiero della famiglia tradizionale, che in epoca moderna e in precedenza anche in epoca medievale il concetto di famiglia non era assolutamente come lo credono loro. Famiglia era quel numero di persone che convivevano sotto un unico tetto, quindi suppongo che nel Medioevo il potere della Chiesa fosse abbastanza forte, ma nonostante questo la concezione di unità familiare, di famiglia tradizionale, era completamente diversa rispetto alla lettura che danno questi signori. Ha evidenziato sempre Eva come la destra abbia attuato una politica contraria al mondo femminile, e purtroppo io evidenzio anche come la sinistra italiana negli ultimi anni abbia svolto un lavoro non molto differente. Il sesto intervento è quello di Federico Giugno, che mi è piaciuto molto, e anche questo, al quale consiglio il libro di Mediaseau, che è un filosofo marxista francese che ha scritto diversi saggi negli anni 70, e proprio sul controllo dell'utero da parte di determinate classi, da quelli che detengono il potere, per avere un controllo sociale. Quindi se Federico è ancora in linea, lo invito a leggere Mediaseau. E la compagna Lucia Erfice, se ben ho scritto, ha fatto un'analisi molto lucida e materiale che ho apprezzato tantissimo, forse l'intervento che ho apprezzato maggiormente, senza naturalmente screditare gli altri. Unica raccomandazione che voglio aggiungere al discorso che ha eseguito lei è quella che vede non solo un sostentamento da parte dello Stato nei confronti delle donne che hanno subito una violenza, quanto soprattutto una prevenzione dello Stato. Secondo me, appunto, lo Stato deve intervenire in maniera massiccia a livello materiale, soprattutto nel campo del lavoro, perché appunto sappiamo benissimo che la differenza di genere che,
che le donne, che il genere femminile sta soffrendo, è dovuto soprattutto a una condizione materiale. Quindi prima di intraprendere campagne di nomenclatura tanto care a certi pensatori, a me piacerebbe vedere donne trattate alla stessa maniera, parimenti agli uomini nel posto del lavoro, per avere anche una dignità all'interno della famiglia e avere una voce in capitolo nei confronti del marito, che ahimè molte volte è violento. E anche l'ottavo intervento è stato, secondo me, meraviglioso da parte di Noemi, che ha dato una lettura molto molto simile alla mia, e gli faccio i miei più vivi complimenti. E niente, ho cercato di stare nei limiti, ho cercato di fare un riassunto al massimo, perché ho un impegno veramente indesiderato, ma ahimè inevitabile, e spero di non avervi annoiato troppo. E mi scuso per il cappello, ma non vedetelo come un gesto di maleducazione, ma di filantropia verso il prossimo. E nulla, vi lascio al proseguimento. Saluto a tutti, mi alzato, quasi a morte di terreno. Ciao Fabrizio, e adesso lascio la parola a Carolina Fonseca da Milano, e si prepara Beatrice Bonaldo. Ok, mi sentite, mi vedete? Allora, ti sento? Sì, ti vedo anche. Ok, salve a tutti, sarò breve anche perché gli interventi sono stati già molto esaurienti. Infatti vorrei orientare il mio intervento a uno dei più sgombranti limiti della legge 194, che è per l'appunto la questione dell'obiezione di coscienza. C'è da dire che la maggior parte dei medici che sono obiettori di coscienza si vedono costretti ad esserlo perché vengono sovraccaricati di richieste di aborti, non vogliono essere marginalizzati e vogliono soprattutto far carriera. Si tratta di un problema di sanità pubblica, quindi in teoria, se lo Stato permette questa libera scelta etico-morale, dovrebbe innanzitutto fornire un adeguato numero di professionisti che non siano obiettori di coscienze a queste strutture pubbliche. Ma i dati degli aborti procurati in clandestini ancora nei giorni d'oggi ci dicono il contrario, nonostante la legge sia stata sanzionata e regolarizzata da ormai 42 anni. Guardando da un punto di vista economico, questo limite genera una segregazione dentro la lotta di genere stessa, dove, come sappiamo, le donne che hanno soldi possono procurare una struttura privata o addirittura andare in un altro paese in cui le leggi sono un po' più flessibili, e avvalersi dell'interruzione a pagamento, e d'altro canto le donne povere, pur di non portare avanti una gravidanza indesiderata oppure avere un figlio senza le condizioni economiche necessarie per il suo mantenimento, queste donne procurano l'aborto in clandestino. Questa segregazione causata dentro la lotta di genere delle donne è vantaggiosa al sistema capitalista perché indebolisce la lotta stessa, ed è frutto di una disparità sociale economica in cui in questo caso sono sempre le donne, ma gli scopi di una donna borghese sono diversi di quelli della donna lavoratrice. Come è successo anche in passato nella Rivoluzione francese, in cui le donne borghesi aventi come punto centrale una battaglia intelletto-culturale, lottavano per il diritto al voto, all'accesso alle professioni allora considerate maschile e anche alla partecipazione alla politica. Ma d'altro canto, la donna lavoratrice che doveva svolgere un doppio lavoro, sia a casa che a fabbrica, non poteva usufruire di questi diritti. È vero che il capitalismo ha come base delle leggi economiche, ma per esistere il capitalismo si fonda su economie che non sono capitalistiche, e come è stato detto precedentemente, a svolgere queste economie sono le classi sfruttate. Per esempio, con l'economia della cura o del lavoro domestico, svolte soprattutto dalla figura femminile, questa economia permette infatti all'esistenza materiale della forza lavoro senza la paga, senza una retribuzione,
e anche la procreazione di bambini stessi è funzionale al capitalismo perché genera manodopera per il sistema. E diventa evidente che il sistema si riconfigura, si rinnova e ha come condizione le diverse forme di segregazione che si rinnovano a loro volta. Beh, concludo dicendo che la lotta per la liberazione femminile deve avere come tema centrale una lotta di classi. Oltre ad inglobare, come già è stato detto, tutte le classi, ha come scopo centrale la vera e propria emancipazione della donna. E concludo. Grazie. A te, adesso c'è Beatrice Bonardo dalla sezione di Milano e dell'ultimo intervento prima delle conclusioni di Grazia. Ok, ma scusate, aspettate che no. Ok. Allora, io volevo intervenire sulla questione dell'emancipazione delle sex workers. In particolare partendo da una critica di quello che è diciamo, la promozione, le fazioni che promuovono il diritto di scelta di questa professione, perché soprattutto partendo dalla critica del fatto che sia una scelta il fatto di entrare in questo tipo di sistema. Se analizziamo infatti la situazione, io parlo delle sex workers come donne perché comunque sono la maggior parte, sono il 90% delle persone interessate da questo settore, guardando questa realtà a livello mondiale emerge comunque una realtà di schiavitù in cui le donne si trovano senza avere una via di uscita, in cui la stragrande maggioranza delle persone che entrano all'interno di questa partono da condizioni di indigenza e spesso hanno già subito abusi prima di entrarci e addirittura arrivano a compromettere la loro salute fisica e anche mentale, incorrendo in depressione, spesso anche in tossicodipendenza. A livello mondiale si stimano che ci siano tra 40 e 42 milioni di prostitute forzate questo lavoro e meno, di cui circa il 90% sono state costrette, quindi forzate a questo tipo di professione, e neanche è stata scelta, per modo di dire. Di questi 40-42 milioni, 24 milioni sono donne coinvolte nel trafficking, quindi nella tratta delle persone. E da uno studio inglese su 9 paesi risulta come 9 donne su 10 vorrebbe uscire da questo sistema, dal sistema della prostituzione, ma non si sente in grado di compiere questo passo, non pensa di avere i mezzi per farlo. Questo dice qual è la... a tutti gli effetti non è una professione come un'altra che si sceglie, non c'è libertà all'interno di questa. Un altro punto che vorrei trattare, vabbè, noi non siamo per la... la nostra posizione non è per la criminalizzazione, perché si andrebbe solo a peggiorare, andrebbe a colpire quel settore di donne che è già sfruttato e già lo subisce. Dopodiché penso che dobbiamo prendere una forte posizione contro la legalizzazione, dove vediamo che nei paesi in cui è stata attuata a tutti gli effetti non c'è stato un miglioramento delle condizioni delle lavoratrici, anzi è peggiorata la condizione. È aumentata la prostituzione, è aumentata l'ingresso di minori all'interno della prostituzione e ha dato manforte, in particolare in Germania e in Olanda, la legalizzazione alla diffusione del traffico delle donne, soprattutto provenienti dall'est Europa. Volevo trattare l'esempio della Germania in particolare perché è l'esempio che più viene preso per difendere la legalizzazione. In un paese con 200.000 prostitute, si stima, perché sono sempre dati che non possono essere precisissimi, e si stima che l'80% di queste provengano dall'estero, e questa industria che vale 14,5 miliardi.
Nel 2002 si è passato dalla tolleranza a una legge promossa dal governo di Verdi e Socialdemocratici insieme, che praticamente ha introdotto il reato di favoreggiamento alla prostituzione, andando di fatto a liberalizzare il fatto che le prostitute possano, cioè che le donne possano prostituirsi, la prostituzione ci possa essere, e che i sex workers però siano definiti come lavoratrici autonome. Quindi si sobbarcano la responsabilità di questa scelta, quando di fatto comunque la situazione che si viene a creare è che esiste comunque una coercizione da parte di magnaccia, protettori, come li volete chiamare, che gestiscono bordelli, ma anche al di fuori dei bordelli, per strada, queste cose, cioè, in queste situazioni esistono comunque, che utilizzano come hotel, in teoria, dando stanze in affitto a pagamento a queste donne che costringono a dire di lavorare per loro scelta, facendo questa professione, dopodiché si sviluppa una schiavitù nei fatti, dove donne spesso, appunto, provenienti anche dall'estero, dalla tratta, vengono rinchiuse in queste stanze, minacciate, ricattate, spesso dicono di dover far pagare a loro il viaggio per, diciamo, per uscire dalla povertà dei loro paesi, lavorando, quindi dover ripagare il fatto di essere, di aver dato loro questa possibilità. Oltre a essere percosse e subire continuamente abusi da parte dei clienti stessi, oltre che dei protettori. Questo non ha fatto altro che favorire la tratta a tutti gli effetti, che si è espansa, e a tutti gli effetti si vede anche dal fatto che siano diminuiti le condanne per reati di prostituzione, ha favorito le organizzazioni criminali che stanno dietro questo settore. C'è chi sostiene che non sia sbagliata di per sé la legalizzazione, serve una maggiore tutela da parte dei sindacati. Un ottimo esempio di risposta a questo di tentativo che è stato fatto da un sindacato Verdi tedesco, che ha sviluppato un modello di contratto di lavoro nel campo dei servizi sessuali, che però non ha portato a nulla, in parte in una condizione in cui l'1% delle prostitute dichiara di aver firmato un contratto per lavorare. Ma a prescindere da questo, è sbagliatissima la concezione di cercare di legalizzare una condizione di schiavitù, quando la battaglia è per dare un'alternativa a queste donne. Comunque anche le donne che non hanno subito coercizione direttamente, diciamo, per entrare all'interno di questa questa professione, non sono donne che hanno scelto, che hanno fatto una scelta libera, svincolata da condizioni di estrema necessità per entrare all'interno di questa realtà, spesso lo fanno per mantenere la famiglia, non riuscendo a entrare nel mondo del lavoro, sia in condizioni di povertà, di dilagante disoccupazione, di clandestinità che non permette loro di avere un contratto regolare, ma appunto sulla disoccupazione, e volevo concludere dicendo questo, la disoccupazione e appunto i problemi di precariato, di cui comunque si è discusso già in larga parte, sono una causa fortissima di questa promozione di questo tipo di sfruttamento. Infatti si lega alle rivendicazioni che noi dobbiamo portare avanti contro questo sistema, perché è questo sistema stesso che crea strutturalmente la disoccupazione, e un sistema che sfrutta tantissimo i lavoratori, li fa lavorare più di necessario,
buttare via anche parte del loro prodotto, spremendoli quanto più possibile, quando ci sarebbe la possibilità a tutti gli effetti di occupare, di trovare un posto, un'alternativa a queste donne e a tutti quelli disoccupati, lavorando meno e lavorando meglio. E quindi, insomma, la battaglia da portare avanti per dare una vera alternativa, per liberare queste donne dalla loro condizione, è una battaglia contro questo sistema. E chiudo, scusate, sono stata lunga. Ok, allora io segnalo che abbiamo avuto 13 interventi in questa sessione, la considero una sessione molto ricca, e adesso lascio la parola a Grazia per le conclusioni. Sì, innanzitutto io voglio ringraziare tutti i compagni e le compagne che sono intervenute, perché credo che hanno approfondito tutta una serie di temi e hanno fatto sì che questa sessione avesse un dibattito molto ricco, soprattutto su temi diversi, che però chiaramente, diciamo, uniti da un unico obiettivo. Io parto dall'intervento che faceva Massimiliana, e lei giustamente ha ricordato questa, diciamo, grandiosa lotta per la 194 e soprattutto il ruolo del Partito Comunista, nel quale appunto lei militava, e quindi in prima persona giustamente ha raccontato questa sua esperienza. Credo che il movimento femminista nato negli anni 70, non soltanto per ciò che riguarda la sua ideologia, ma anche poi per le pratiche usate nelle lotte, ma anche insomma nelle pratiche quotidiane che queste compagne utilizzavano, riporta in qualche modo anche soprattutto a quello che rappresentava il Partito Comunista, e soprattutto, diciamo, l'ideologia alla quale il Partito Comunista in Italia faceva riferimento. E il fatto che il partito in Italia avesse, diciamo, un'impronta fortemente stalinista, e che in tante, diciamo, occasioni di cui noi abbiamo discusso tante volte rispettava in tutto i diktat provenienti dall'Unione Sovietica, lo vediamo anche diciamo nella questione sia diciamo della 194, sia nella questione avvenuta qualche anno prima, ciò che riguarda, diciamo, la questione del divorzio. C'è un'intervista fatta a Berlinguer del 1951, in cui Berlinguer paragona una partigiana morta durante un eccidio nazista alla Santa Maria Goretti, che era diventata santa da poco, dicendo che entrambe avevano la stessa audacia e la stessa tenacia. Una morta per mano dei nazisti e l'altra che era stata aveva difeso la sua verginità ed era stata uccisa. Questo secondo me è un esempio emblematico di come il Partito Comunista, non solo negli anni 50 ma anche successivamente e soprattutto negli anni 70, continuava, diciamo, a vedere la donna tra le mura domestiche, a non porsi l'obiettivo dell'emancipazione della donna, e questo, diciamo, ha generato un totale separatismo e poi distaccamento coi movimenti che sono nati in quegli anni. Chiaramente questa appunto non vuole essere una, diciamo, una giustificazione a diciamo a comportamenti del movimento femminista, né una giustificazione per ciò che riguarda l'ideologia del movimento femminista, sulla quale insomma, diciamo, abbiamo già detto tanto anche nella sessione di ieri,
Però chiaramente questo separatismo che avviene poi anche all'interno di tante donne e compagne del Partito Comunista fa sì che tutta, diciamo, una fetta importante di compagne si stacca dal partito per andare altrove. E questo sicuramente è un limite grosso, importante, che poi ha visto, insomma, la degenerazione del partito verso, diciamo, la questione del compromesso storico, eccetera, e sulla quale non entro perché non è, insomma, pertinente al dibattito. Credo che quello che diceva Massimiliana sulla colpevolizzazione che si fa alle donne sia un punto centrale. Perché la colpevolizzazione che si fa alle donne è sempre esistita e sempre esisterà finché non cambieranno i rapporti di forza e non si proietta l'emancipazione della donna e la liberazione della donna verso qualcosa che va oltre e quindi, diciamo, come noi sosteniamo, verso, diciamo, un cambiamento radicale della società. Questo esiste, la colpevolizzazione della donna esiste anche oggi e lo vediamo diciamo ogni giorno, sia perché comunque le donne sono, diciamo, costrette anche nella vita quotidiana a combattere tutta una serie di pregiudizi che la società alla fine capitalista ha sempre imposto su di esse, il fatto di essere, diciamo, di essere più precise nello studio, poi di laurearsi, diventare mogli, diventare madri, senza, diciamo, tener conto alla fine di quello che ogni donna vuole giustamente essere. Quello che sta succedendo, le ultime, diciamo, campagne, quelle poi più violente nei confronti anche del diritto all'aborto, come per esempio abbiamo visto nelle Marche o anche in Piemonte con la non volontà di somministrare la pillola RU486 che in qualche modo, diciamo, sottrae il trauma dell'intervento chirurgico alle donne è appunto una questione che secondo me va tenuta presente e alla fine quello che noi abbiamo visto, le immagini che abbiamo visto per esempio nelle Marche il mese precedente ci dà la dimostrazione di come comunque questa questione riguarda tanti, non riguarda soltanto le donne perché appunto ai presidi erano presenti giovani e giovanissimi uomini che guardano, diciamo, la lotta per l'emancipazione della donna e il suo diritto di autodeterminarsi come una lotta che riguarda tutti. Vengo all'intervento di Filippo che in qualche modo, diciamo, va secondo me preso molto in considerazione perché in qualche modo, diciamo, dà l'idea di come alla fine non soltanto le donne ma anche una parte importante, diciamo, della nostra società come per esempio la comunità LGBT viene in qualche modo strumentalizzata. E questo secondo me è un punto fondamentale. Filippo da un certo punto di vista, poi anche Biggio nel suo intervento, hanno sottolineato come una fascia, diciamo, di settori viene strumentalizzata dai poteri forti e dallo Stato. Noi in Italia, quando qualche anno fa c'è stato tutto il dibattito che all'epoca la Scirinnà ha messo, diciamo, in vista sulla questione della possibilità
che anche gli omosessuali dovevano sposarsi, noi abbiamo partecipato a quei sit-in, abbiamo giustamente appoggiato il fatto che anche gli omosessuali potessero accedere al matrimonio, però noi dobbiamo sottolineare il fatto, cioè, che noi siamo contro il modello della famiglia tradizionale, che chiesa o non chiesa, quello che vogliono dire, è stato, diciamo, superato dalla storia e soprattutto sconfitto dalla storia, perché quello che diceva, diciamo, Morgan e poi Engels sul fatto che la famiglia allargata era un, diciamo, un principio da seguire, è quello che noi diciamo anche oggi. Cioè, l'idea di madre, padre e figlio è superata dalla storia, perché tra le tante persone che noi conosciamo, quanti, diciamo, rispecchiano quel disegno? E soprattutto nelle famiglie tradizionali che noi conosciamo, quante, diciamo, vengono sostanzialmente, cioè si basano sui principi, come giustamente diceva Noemi, dell'amore, del rispetto, eccetera. Cioè, sono veramente poche. Quindi noi dobbiamo combattere sia contro l'ipocrisia, che secondo me, diciamo, è il perno su cui si basano poi tanti concetti e tanti pregiudizi nei confronti delle donne, innanzitutto, ma anche poi nei confronti, cioè, di quella fascia importante che c'è nella società che vuole in qualche modo cambiare anche proprio la capacità di gestire dei rapporti umani che non sono quelli che sostanzialmente ci vogliono imporre non solo dall'alto, ma appunto ce le impone la società borghese e la società capitalista. E credo che su questo principio noi dobbiamo avere diciamo, un'idea molto chiara, che noi difendiamo, diciamo, il diritto di autodeterminazione della donna e il diritto, appunto, che la donna possa scegliere se abortire, se portare avanti la gravidanza, se diventare madre e non diventarlo, perché poi, diciamo, anche qui bisogna, secondo me, fare chiarezza, cioè non tutte le donne vogliono diventare madri. Che diciamo, l'istinto materno è una cosa che noi combattiamo, perché l'istinto materno non esiste, come, diciamo, tante cose su cui, appunto, abbiamo dibattuto, e che alla fine le donne devono scegliere se diventare madri con il loro compagno di vita, oppure diventare madri, diciamo, essendo madri da sole, e questo sta alla loro libertà, senza che nessuno, diciamo, dall'alto imponga certe cose. E credo che gli altri interventi, come anche quello di Noemi, ma anche quello di Silvia, hanno posto, secondo me, il punto, diciamo, centrale su come non soltanto proseguire la lotta verso l'emancipazione, ma poi come avverrà la vera emancipazione della donna. E questo, secondo me, si collega anche all'intervento che faceva Beatrice sulla questione delle sex workers. Io credo che nessun uomo, nessuna donna all'interno del sistema capitalistico sia un uomo libero, e chi lo pensa sbaglia. Il sistema capitalistico impone delle leggi, la lotta di classe serve a quello, cioè a sviluppare le contraddizioni e a portarle fino, diciamo, ai massimi risultati, che è poi il cambiamento del sistema. Noi chiaramente abbiamo una posizione molto ferma e decisa sulla questione delle sex workers, Beatrice l'ha detto e non mi ripeto perché è stata chiara, però
secondo me il principio della consensualità e poi il principio, diciamo, della libertà vanno di pari passo, partendo appunto dal presupposto che secondo me nessuno è libero sotto questo sistema. Pensare che anche chi lo fa liberamente lo fa in maniera consenziente, questo no, perché alla fine c'è sempre, diciamo, il corpo della donna soggetta ai piaceri dell'uomo. E questo secondo me è un principio che noi, diciamo, dobbiamo fortemente criticare e mettere al centro di quella questione, che anche se in Italia la questione del sex workers in questa fase poi storica ha un ruolo comunque marginale, ci saranno dei momenti in cui, come già abbiamo visto, questa questione tornerà alla ribalta e quindi secondo me è stato estremamente giusto approfondire questo tema. L'ultima cosa che volevo dire era riguardo all'intervento di Carolina, che secondo me giustamente ha ribadito la questione dell'obiezione di coscienza, eccetera. Però io credo che i medici... cioè la maggior parte dei medici non sono costretti a essere obiettori, fanno una scelta etica indirizzata verso, diciamo, quella cosa, perché poi sono gli stessi medici che negli ospedali sono obiettori per fare la scalata sociale e arrivare ad alti livelli, e sono gli stessi che poi hanno i loro studi privati e gli aborti li fanno a tariffe esorbitanti. Però poi, ecco, se si paga per un aborto 3.000-4.000 euro, allora in quel caso, diciamo, la costrizione, ecco, non esiste. E credo che anche su questo noi dobbiamo essere, diciamo, molto chiari, perché è chiaro che la grande lotta e la vittoria che si è avuta poi per l'approvazione della legge è stata comunque una vittoria a metà, nel senso che alla fine non solo la legge in sé ha tutta una serie di limitazioni, ma nessuna legge nel sistema capitalistico può essere una legge di vittoria piena e completa, cioè tutte le vittorie sotto al capitalismo sono delle vittorie a metà, e questo secondo me è un punto, diciamo, importante. Io credo che con questa, diciamo, sessione e soprattutto quella che verrà dopo di me oggi pomeriggio abbiamo, diciamo, un quadro non solo di quali, diciamo, sono state le battaglie importanti che le donne insieme agli uomini, insieme al movimento dei lavoratori in Italia e nel mondo hanno portato, ma la cosa importante, diciamo, è vedere queste lotte come un terreno su cui sicuramente lavorare, difendere, che però devono aprire la strada a una lotta più generale di emancipazione, in questo caso della donna, ma dell'emancipazione della donna insieme all'uomo verso questa società. Io ho finito. Grazie. Lo diceva già lei, la sessione di oggi ha fatto riferimento a delle conquiste importanti ottenute in particolare in Italia negli anni 70, e l'abbiamo visto, ottenute con la lotta. E la sessione di oggi, insieme a quella di ieri, ci dimostrano che è ancora necessario scendere in campo per difendere quelle conquiste, ma anche per spingerci più avanti. Quindi dimostrano che c'è ancora tanto da fare. E ancora, come diceva adesso Grazia, concludendo, che ogni conquista in questo sistema è ancora parziale, quindi il punto è lottare per una società che restituisca davvero l'uomo e la donna la piena libertà e libera espressione di sé. E che ci sia il bisogno e l'esigenza di lottare lo dimostrano i movimenti scoppiati negli ultimi anni, e che già sono arrivate delle conquiste importanti, ad alcune hanno fatto riferimento anche oggi degli interventi,
ed è quello su cui ci concentreremo oggi pomeriggio. Le lotte di ieri e di oggi ci indicano la via e discuteremo oggi proprio di questo. Mi giro la locandina. Ecco qui, un mondo di donne in lotta, dibattito internazionale sui movimenti femminili oggi. E io vi lascio e ci vediamo alle 3 per l'ultima sessione di questo convegno. Ciao a tutti.